I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think he knows? Cause they'll get you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now, did ya? Slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out. Buongiorno a tutti, Kakashi, grazie mille per il resub, bentornato nella flotta spaziale per il 12° mese, anniversario, grazie mille, bentornato nella flotta spaziale. Buongiorno a tutti, come procede il furto? Che furto? Di pop, già eseguito, già eseguito. Oggi siamo carichi, oggi siamo pronti. E ieri? Ah, oggi addirittura in anticipo, pazzesco vi dirò. Per chi chiede Ghost of Tsushima lo continuiamo domani sera. E ieri mi sono guardato la gara di Formula 1. Ho scoperto che ci sono dei magheggi strani. Cioè, praticamente nel corso di 2 ore di gara c'erano quelli che erano che venivano indagati perché avevano asciugato la pista dove stava quella macchina, no? Cioè, tipo, c'era la seconda Mercedes, quella di Bottas, tipo. Avevano asciugato la pavimentazione a terra, l'asfalto, e quindi tutta una cosa. Poi era partito mezzo un attimo prima, poi sarà fermato, poi è ripartito. E poi ci sta la roba che la Mercedes è più forte, è più veloce, però la Ferrari, come anche un'altra scuderia, non può andare così veloce perché deve limitare la potenza a causa di un accordo segreto con la federazione. Ma che cazzo di mondo è, ragazzi? Io non pensavo. Cioè, c'è un sottomondo nascosto.
sono rimasto sconvolto. Per me era brum brum, tutti guidiamo felicemente, no? Chi fa la macchina migliore o chi ha il pilota migliore o la combo delle due, ok? Poi dipende dalla giornata, eccetera, eccetera, va. E invece no, c'è tutto il sottobosco. C'è una miriade di roba, gli accordi segreti. Hanno fatto... che era, parlavano del fatto che la volta prima avessero fatto un ricorso. Era da anni che non si vedeva... Non era un ricorso, era un'altra parola. La Racing Point, sì. La Racing Point alla Mercedes dell'anno scorso, quella del 2019, ok. Però c'è... Poi Hamilton si è fatto tutta la gara da solo, tipo. Hamilton si è fatto tutta la gara da solo. No, non era... ho visto solo quella di Formula 1. Cioè, anche di domenica. Cioè, anche... Anche la MotoGP la fanno di domenica. Però devo dire che mi è piaciuta un botto. Cioè, mi sono divertito a guardarla. Era lì che... Boh... Era una bomba, perché non c'è un intervallo, non c'è niente. Ma così, una mina. Mi è piaciuto un botto, super rilassante. Piccolo istituto che pensavo ci fosse solo Tittopoli come regno. Ah, anche la domenica. Entrambe la domenica le fanno. E... ovviamente sempre su Sky. Perché io poi l'ho vista in replica. Perché non avendo Sky l'ho vista in replica. Un'ora prima la fanno. E perché dura solo un'ora? E ho visto quella di Formula 1 durava 2 ore. Che poi, domanda, no? Ma quando... Per chi di voi ha Sky e avete visto o guardate tipicamente la Formula 1 su Sky, anche a voi... non ci sono i flashback. Anche a voi compare la pubblicità. Cioè, a me... io l'ho vista, ripeto, in replica su TV8, quindi non su Sky. E ci stavano dei momenti in cui la... come su Twitch, tipo, no? La gara va piccolina e compare la pubblicità. Dica, boa. Ah, le moto fanno solo 24 giri. Cioè, that stink, boa, ti dirò. Moto GP alle 14 dura un'ora. Formula 1 alle 15:10 dura massimo 2 ore. Solitamente un'ora barra un'ora e 45. Ieri è durata circa 2 orette, mi pare. Più o meno. Ok, su Sky non ci sono. A me ci sono perché su... Ok, l'ho visto su TV8. Ok. Era per domandare, perché c'era il momento in cui... Cioè, c'erano i telecronisti che parlavano. Boom, mi ritrovo... Non mi ricordo la pubblicità di qualcosa, non so. Ok, le pubblicità non ci sono. In replica su TV8, sì, così ti abboni a Sky e non vedi la pubblicità tipo Twitch. Esatto, però... Sky sta bene là per me. Sky per me sta bene là. È un costo eccessivo, veramente troppo. Cioè, per me non ha senso. Ho dormito dalle 19 fino alle 2 di notte. Poi mi sono tornato a dormire alle 4. Beh, bomba, poi ti dirò. Io sono andato a dormire per le... Sai che mi sono addormentato per le 10 alla fine. E... sì, per le 10. Ma... mi sono svegliato alle 8 comunque. Cioè, ho dormito tipo 10 ore. Teo. Il telecronista, non mi è dispiaciuto il telecronista della Formula 1, devo dire. E ho sentito la roba del fucsia. Cioè, lo chiama veramente fucsia quel colore. Ma non è mai fucsia nella vita. Cioè, io infatti ho pensato, ma che succederà quando un giorno questo qui andrà in pensione? Non so il nome, quindi scusate. Comunque il telecronista attuale andrà in pensione, arriverà uno nuovo, invece lo chiamerà viola come, o violetto, lilla come dovrebbe essere. Poi dipende dai gran premi, ma la Formula 1 non può correre più di un'ora. Se si arriva oltre si ferma la gara, e come si è, ma succede raramente. Tipo se ci sono stanze safety car e cose così. Ah, ok. Ok. Carlo Vanzini, ok. Eh sì, non mi dispiaceva, che poi ce n'erano... Cioè, a me sembravano 3, vero? A me sembravano 3 persone. Principalmente 2 persone che parlavano. Però poi c'era un terzo che ogni tanto compariva. È stata una mia impressione, perché... non riconoscendo le voci, quindi non so. Poi una volta, qualche volta è comparsa una donna a parlare. E... oh, poi c'era la roba della pioggia lì, arriva la pioggia. C'era quello là. C'era... chi era? Oddio, c'era uno super arrabbiato. Uno? Forse della Mercedes. Forse era Bottas della Mercedes, no? Che è arrivato terzo. E... quando stava più... cioè, quando stava sotto rispetto alla terza posizione, se non sbaglio... che si arrabbiava con il box e diceva: datemi più potenza, perché non mi date più potenza? Ed era incazzatissimo. E io mi sono domandato: che vuol dire? Cioè, come funziona che dal box possono tipo
tramite via radio, tra virgolette, controllare la macchina e limitare la potenza massima che può raggiungere? Esiste una cosa di questo tipo? Albon, forse. Forse non era Mercedes. Esatto. E perché lo fanno? Scusate, Albon della Red Bull, scusate. O Albon, non so come si pronunci. E perché lo fanno? Cioè, perché limitano i giri del motore? Ah, per la benzina. Ah. Ok. Quindi diciamo, abbiamo messo meno benzina per far pesare meno la macchina, però... Vuol dire che attivano la parte elettrica della macchina e dare più potenza. Le macchine della Formula 1 sono ibride? Davvero? È sconvolgente questa cosa. Sono ibride? Sì. No, sì. La Formula E... La Formula E... So che è tutta elettrica. La Formula E. E ricordo che la prima gara... potrei ricordare male, però ricordo che la prima gara di Formula E la fecero qui a Roma. Fecero una pista dentro la città. La volevo andare a vedere quando fu qualche annetto fa, non lo so, e però niente. I telecronisti principali sono due, poi ce ne sta uno che si occupa di robe tecniche e uno che sta nel box a sentire cosa dicono. Cioè, che vuol dire sta nel box? In tutti i box c'è un giornalista diverso? No. Preferisco Dexter o Stranger Things, Dexter. Ah, l'ERS è il sistema elettrico. No, aspettate, quindi mi è stata a dire... Ma mo l'ho capito, quindi quando voi mi dite su Formula 1 di attivare l'ERS... Significa che attiviamo quello elettrico, quindi consumiamo meno benzina. Giusto, però magari andiamo più lenti, ipotizzo. Ipotizzo che vada più lenta la macchina elettrica. E invece il DRS è il turbo, no? Ah, sul gioco no. Ok, scherzavo. E mi sono domandato, no? Domanda. Se nella realtà, ok, nelle gare vere e proprie, per dire la Mercedes ha effettivamente un motore più potente di tutti gli altri, ok? Anche nel gioco è così. Anche nel gioco la Mercedes... ha il motore più potente oppure no e fanno tutte le macchine uguali? ERS elettrico. DRS sì, è dall'alettone per andare più veloce, lo so. Quello me lo ricordo, il DRS. Ah, il motore elettrico su... Ah, ok, l'elettrico è per andare... Ah, ok. Ok, ok. Lo devono aggiornare il gioco? Per ora il motore più potente è quello della Ferrari perché l'anno scorso era così. Ah, quindi comunque ci sta questa differenza. Ah. Og. Non pensavo onestamente. Però sì, effettivamente può aver senso. E invece poi, ad esempio, sempre tra le cose che ho sentito ieri c'era il fatto che la Mercedes, cioè che tipo parlavano del fatto, cioè, si domandavano, tipo... cioè, discutevano sul... non so come impostare la frase. Sul motore della Mercedes. Perché avevano fatto... Per avere più potenza, da quel che ho capito, praticamente hanno utilizzato dell'olio come carburante. Una cosa strana, non lo so, la sto spiegando male. Però se avete sentito il discorso era quello lì, se, per chi l'ha visto. E però è una cosa che si può fare... Non so, non ho capito. Però cioè, mi ha intrigato un botto. Mi ha intrigato un botto. Mi è piaciuto un botto come cosa. Devo dire. Quello del fumo bianco. Sì, sì, la roba del fumo bianco. Esattamente. La Risk Point è sotto inchiesta per aver copiato la Mercedes dell'anno scorso. Perché non si può fare. Anche nel gioco è più potente la Mercedes. Però ci sono le modalità online in cui metti tutte le stesse. Ah, tutte le stesse. Alla stessa velocità. Ok. Rifare qualche stream con qualche sdrogo corsa su CTR. Sai, ora CTR col volante.
Ah, CTR sul col volante. Potrebbe intrigarmi questa cosa. Potrebbe veramente intrigarmi. Onestamente non saprei, Giabbo. Non è che io sia espertissimo. Non è poco, però ovvio che, cioè, un minimo di buono saranno. Non è il massimo, ma non si può fare. L'anno scorso la Ferrari faceva lo stesso e hanno dovuto cappare il motore di 50/60 cavalli. Ecco, è la stessa roba che quindi, cioè, adesso che poi ho scoperto, tipo, che praticamente ci sono dei contratti che stanno facendo sul fatto di rimanere o no all'interno, tipo la Mercedes, se vuole rimanere o no all'interno della Formula 1. La Mercedes vuole rimanere all'interno della Formula 1, però doppio alert, vabbè. Mute, grazie per i 20 bits. La Mercedes dal DAS, che sinceramente so solo che faccio andare più veloce la macchina. Ok. E dicevo, praticamente loro vogliono rimanere in Formula 1, però non gli piace molto, non gli piacciono molto alcune clausole legate alla Ferrari, dato che la Ferrari ha una è influente a livello politico nella Formula 1 per la sua carriera storica, per la sua storia di grande scuderia, no? Tipo, cioè, io non pensavo ci fossero tutte queste cose, no? E mi fa veramente, veramente super strana come cosa. Non so, Sì, la safety car pure nel gioco mi pare sia una Mercedes. Se questi sembra tutto a favore della Mercedes. Io non ho seguita una, cioè. Ho detto, Giambo, non è che io sia super espertissimo, quindi non ti so dire onestamente. Poi dipende, il prezzo è una cosa, poi dipende qual è il singolo. Però non è pochissimo, quindi un minimo buono sicuramente è. Puoi solo copiare le carene, ma non puoi copiare gli interni di un'altra vettura. È però come avrebbero fatto ad avere accesso all'interno? No? Il DAS sarebbe, praticamente si stava attivando verso di sé il volante, però la FIA, che è la federazione, mi sa, ha detto che quest'anno si può usare, ma il prossimo anno sarà illegale. In teoria con questo DAS si va più veloce. Ok, che cos'è il... Ah, il DAS è questa roba della Mercedes, vero? Il DAS è la roba della Mercedes, che quindi si attiva tirando verso di sé il volante, mi dite? C'è un impiccio tutto strano. Fa riscaldare anche le gomme. Ok. La Ferrari, siccome c'è da quando la Formula 1 è iniziata, riceve ogni anno tipo 100 milioni all'anno. Inoltre può mettere il veto su molte cose. Azz. Ma di no, Andri. Ghost of Tsushima lo continuiamo domani sera, ragazzi. Lo continuiamo domani sera, Ghost of Tsushima. Ciao, Granz. Non è che si va più veloce, attenzione, aiuta a scaldare le gomme nel momento morti di gara o durante le safety car. In gara non lo usano praticamente mai, altrimenti bruciano le gomme. Ok. Comunque, se ti interessa così tanto, guarda il pre e post gara, anche quando poi che spiegano tante cose. Io considero ho acceso quando mancavano tipo 8 minuti alla gara. E poi dopo, tipo lo spumante, lo champagne, quel che è, finita. Quindi non ho seguito molto. È come, tipo, anche quando mi è capitato qualche volta, magari anche, che ne so, con Zano, di guardare magari una partita di qualcosa. La partita pure te la seguo, ma il pre-partita e il post-partita assolutamente no. Però devo dire che, cioè, personalmente, per il mio gusto personale, ho trovato molto più interessante questa gara di Formula 1 che tutto il resto che abbia seguito del calcio. Devo dire che mi piace un botto come cosa. Non so, mi ha veramente preso. Stavo lì che dicevo, e mo che succede? E mo ci sta quello che dicono, da 12 minuti arriva la pioggia, e quindi le ruote, devi cambiare le gomme, metti queste, metti quelle. No, però prima la pioggia deve prendere curva 5. Non so, era... cioè... Però mi è piaciuto un botto.
Mi è piaciuto un botto come non so. È veramente ispirato. Infatti la pioggia non è arrivata poi, però su Netflix c'è il documentario della Formula 1. Forse me l'avete già detto, ma tra l'altro ho visto che hanno fatto, cioè c'era la pubblicità perlomeno, quindi non so. C'era la pubblicità riguardo una sorta di documentario, non so se sia un documentario o un film, non lo so, che si chiama L'era Schumacher. Qualcuno sa che cos'è? Poi fatto questo, spiegato questo, andiamo a giocare, che c'ho voglia. Se ti è piaciuto quello di ieri, guarda Monza 2019 che esplodi. Ma si trovano tipo full gara tipo su YouTube da qualche parte? Dove l'ho guardata? Su TV8. Grazie Alessandro, non ti preoccupare. Raccontano gli anni di Schumacher in Formula 1. Però è... cioè, che cos'è? Tony Stark è il più grande... è il più grande pilota. Documentario su tutti i mondiali che ha vinto e della sua vita. Figo. Ma dove esce? Cioè, lo fanno vedere... boh, perché non c'era scritto. Io l'ho visto, ho visto solo la pubblicità su TV8. Ma non c'era una data. Non c'era un... guardalo qui. Su Sky. Le gare complete le puoi trovare sul canale di Formula 1 di YouTube. Ah, è vero, c'è il canale di Formula 1. Tocca infognarsi qui, però è un grave problema. È un gravissimo problema questa cosa. Però è stata molto tranquilla. Cioè, mi è piaciuto un botto. Io l'ho vista, tra l'altro. Io ho visto quella. Ho visto la replica che iniziava alle 6. Ma la gara di base quando inizia alle 3, vero? Se non sbaglio. Potrei sbagliare. Penso di no. 15 e 10. Com'è 15 e 10? Ciao Kurama. Mau. I bagni da dove corrono? No, oggi ho detto, oggi sarò in stream solo questa mattina. E perché oggi viene Mars a Roma, quindi oggi pomeriggio vado a prendere Mars, dobbiamo fare un po' di roba, stiamo insieme. E in teoria dovrei streamare domattina, ok, da casa di Zano, però al momento non lo so al 100%. Sì, la musichetta di Cars sotto, non lo so al 100%, quindi non so. Però domani sera invece continuiamo Ghost of Tsushima. A meno che non succeda un qualcosa di sconvolgente. Però al momento attuale il programma è: domani si streama sia la mattina che la sera. Guardate il dopogara che c'è Federica Masolini. È quella che parlava, vero? Quella che parlava. Ma tra l'altro, no? Domanda. Sono io che mi sbaglio? Cioè, una volta... Magari io ho pensato che l'abbiano eliminata e sospesa al momento per il Covid e via dicendo. Pure in Formula 1 esistevano le ombrelline, giusto? Io ho sempre sentito chiamare così, quindi spero che sia il nome giusto. Oppure ci sono solo in MotoGP? No, quindi non ci sono in Formula 1, ci sono solo in MotoGP. Certo, Messico. Ah, solo MotoGP. Io pensavo in entrambi. Aspetta, non ci sono da un paio d'anni? C'erano una vita fa. Ah, ecco, allora vedete, 3 anni fa l'hanno tolte. Ah, ecco. Allora io ricordo 3 anni fa, perché vabbè, non è che abbia mai seguito. Cioè, quindi c'erano in entrambe. Sia in Formula 1 che in... ok. Ho risposto, Cicco, no, oggi no. Però in MotoGP ancora ci sono. 3 anni fa l'hanno tolte, ok. E uno... oh no, un tizio col joystick volantoso che vorrebbe avere un ombrellino che lo assista mentre guida. Capito, sì? È brutto senza pubblico. Ah, non lo so, io non so com'era prima, onestamente. Quindi non è che ho fatto caso che c'erano tutti gli spalti vuoti, come alla fine delle partite di calcio. Però non è che ne abbia sentito la mancanza, perché non so com'era prima. E devo dire che quando mi è capitato recentemente a casa di Zano di vedere una partita di calcio, invece lì mi ha dato fastidio il fatto che non ci fossero le persone, perché cambiava il suono. Cioè, sentivo i calciatori che urlavano,
non so, facevano più che mi disturbavano il cervello, facevano più casino loro piuttosto che quando ci stava tutto il pubblico, non so, 80.000 persone nello stadio. Non so. Più che altro il pubblico andava sotto al podio ed era figo. Ah, ok. Ok, ok. Le ho rubate a te, Messico. Sembrano tipo le partite di calcio sotto casa, capito? Sembrano tipo che scendi, vai al campo e dici, oh, Fra, andiamo al campetto. Bomba! Cioè, è strano. Comunque, siamo pronti. Siamo pronti. Allora. E si vola. Doppio titti. Doppio titti. Insomma. Au. Belle queste tecnologie moderne. Ma perché continua a rimanere là? Ma chi te vuole? Ma levete. Ma chi sei tu? Ma chi ti conosce? Ma guarda quello lassù che rimane. Ma chi è? Ma fa capì. Chi è? Ok. Ok. Allora, bacetto, bacetto, vabbè. Allora, io sono carico, sono pronto. Allora, ho messo le impostazioni sul volante che mi ha consigliato Marza. Io quindi sono fiducioso. In più oggi siamo pronti. Per un po' i pedali. I pedali li sto utilizzando con le scarpe oggi. Con le scarpe, perché sono abituato a... Perché freni con il piede destro? Perché ho la patente. Che è V. Ciao, Pions. Sì, questa qua dovrebbe essere la penultima gara. Dovrebbe essere la penultima gara. L'unica cosa che dovrei sistemare è la sedia. Perché a me la sedia va indietro e non ho un blocco sulle ruote. Dovrei comprare le ruote con il blocco. Perché sono così bello? Messico. Sì, sono ancora da PS4, ma ce l'ho anche per PC il gioco. Con le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Ma che vuol dire? Bottas parte dalla pole position, con Charles Leclerc al suo fianco. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Albon, Hamilton, Max Verstappen e Sainz. Kiat, Norris, Stroll e Sergio Perez. Ocon, Gasly, Kimi Raikkonen. Ma quando è successa sta cosa? Giovinazzi, Magnussen. Ma che siamo ultimi? Inizierà più indietro a causa 18esimi. Della griglia di partenza presa in precedenza. E lo scienziato. Partiamo tipo. Una volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. No, che è sta truffa? Perché l'altra volta che non l'abbiamo finita? Oddio, c'ho già paura, non mi chiudere. Dai! No, ho frenato, Fra! Cazzo. Qual era, scusate, la gara di ieri, quella... reale? Refund. Qual era la gara di ieri, quella reale? No, indietro. No, fermo, indietro. Brutta l'erbetta. Ho visto ieri un tizio che ha preso l'erbetta e si è tutto... Ah, oddio, come si inizia male oggi! Ho visto ieri un tizio che ha preso l'erbetta ed è andato veramente... Ma non era questo il mio obiettivo. Fra, no, refund. Ma io voglio fare però le qualifiche.
Ma non si può riavviare tutto, vero? Ma io non mi ricordo queste qualifiche veramente malvagie. Che palle. Sì, Latifi, quello lì, mi sa. Ah, niente, ormai mi devo rimanere qua. Vabbè, abbiamo perso. Abbiamo perso. It's over. Ma guardate. Non arriveremo mai manco 19esimi. Ma io non me le ricordavo mica ste qualifiche malvagie. Sta mappa mi piace. Sto circuito mi piaceva. E non mi andava di ritirarmi dalla sessione. Concentriamoci per il resto della gara. Baghetta al peluche. Manco vedo una macchina avversaria. Ma guarda dove sono andato. Quittiamo questa mappa, vai. Questa gara, questo circuito. Dov'è? Facciamo refund. Easy. No, se riavvio sessione mi fa fare solo la gara. Ma io non ricordo manco queste qualifiche che partiamo 18esimi. Latifi è una pippa. Ma no, poverino. Ma poverino. Ma non volevo riavviare solo la gara. Volevo farmi tu. Io pensavo che ci fosse. Cioè, pensavo che l'avessimo fatta. Sì, sì, così l'ho quittata. Lo so. Così l'ho quittata. Ma pensavo che dovessimo fare tutto una nuova. Non ricordo questa cosa dell'averla quittata, evidentemente. C'ero online, sì anche. Tra Gran Turismo e MotoGP non ho mai giocato né uno né l'altro. E ne hanno tutto il diritto. Ma c'è stato anche uno che è uscito fuori, ho visto. C'è uno che è tipo morto. Cioè, no, scherzavo, era per modo di dire, ok. Però voglio dire, dopo, non lo so, tre giri, out. Che ha fatto? Perché me la so persa sta cosa. Gasly, forse, sì. Oh. Uno, gas, sì, mi sa che era gas. Pam. Papà. Cittiare col volante, quello ho detto che si potrebbe fare, cittiare col volante. Ti fa scendere. No. Senti che sbaglia l'accento di Latifi per colpa di Vanzini virtuale. Non lo so, Latifi. So. Ho scoperto che però Verstappen si pronuncia tipo Varstappen, no? auguri pasto. Allora, avanziamo il tempo, ci manca l'ultima quindi. Brasile. Prima o poi la stampa ti chiede. Oh, l'Invitational. E famo l'Invitational. Qual è il Brasile? Non l'abbiamo mai fatto il Brasile, vero? Mai visto, mi pare, il Brasile. Se non sbaglio. Non ce l'ho proprio presente, non me lo ricordo. Nessuno delle due, Sanchez. È ancora senza un po' di gemme, sfortunatamente. Pam, pam, pam. Turuturuturutu. Gran Prix di Russia. Allora, obiettivo è pista limite 3 giri. Obiettivo da raggiungere, finisce al primo posto. Ah, bisogna fare una gara. Ma quello è partito. Ma che è sta truffa? Perché quelli partono prima? Ciao Emma. Perché quelli sono partiti prima, scusate? Che è sta cosa? Devo raggiungerli, è un inseguimento. Non mi tocca. Oh, sto tutto inturbantato. Ma
Questo è un circuito che esiste ancora, quello di Russia. Sembra molto carino. Molto tranquillo. Ciao. Sì, esiste. Bello, oh. Lo voglio fare. Ok. Non mi aspettavo questa curvettina qui. Ok. Comunque devo dire, allora, sto guidando con le scarpe. Mi trovo un po' meglio a premere i pedali, devo ammettere. Rispetto a... i calzini. Ma Sarri non è tipo l'allenatore del Napoli? Ok, ci siamo, ci siamo. Lo stiamo andando a catturare, lo andiamo a catturare. Non è lui? Scusa, scusa, non volevo. E vediamo. Fai attenzione, evita rischi sui sorpassi o dovremo fare i conti con una penalità. No, no, niente penalità, niente penalità. Ah, è della Juve. Ah, io Juve, ragazzi, mi ricordo solo Antonione Conte. È l'unica persona che ricordo mai abbia allenato la Juve. Io allora, allenatori che ricordo, che ora mi vengono in mente, ci sta Spalletti alla Roma, Mourinho all'Inter, Conte alla Juve, Lippi all'Italia. E c'è quello là, quello del Milan, lo sapevo una volta. Quello è famoso. Però ovviamente quelli che vi ho detto sono di anni fa. Oh cazzo, come ho intato. Ok, l'ho tenuta. No, non era Ancelotti. No, no, quell'altro. Mourinho all'Inter era tipo 2010. Er triplete. Sì, ma io sono fermo ad anni fa, ragazzi. Cioè, è come... cioè, per me, tipo, Rooney è uno dei giocatori più forti del mondo. Tipo nel 2012, però. Sacchi. Allegri. Allegri, dicevo. Allegri. Lui. Lui li intendevo. Brum 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 brum. Ma ste macchine c'hanno solo 7 marce. Perché nel 2006 c'erano solo 7 marce. Negli anni le sono aumentate ad 8. Bellissima sta curva. Brum. È vero, Allegri poi è andato alla Juve. Ma ancora adesso? Oh no, adesso è Sarri alla Juve. In che squadra gioca Totti? Sempre una magica, non si tocca la magica. Il pupone. Forza Roma lì, forza Roma lì. Rum. Il cognome di Totti qual è? Totto. È andato via la scorsa estate, Allegri, ok. De Rossi, scusate, mo non fa l'allenatore. Cioè, non dovrebbe fare l'allenatore nella nuova stagione. Allenatore di qualcosa, mi pare. Totti Totto. Mi pare. Potrei sbagliare, eh. Ma dopo come le sto intando? Perché sto leggendo la chat. No, ma... brum, brum. Ok. Easy. Pulita. Portata a casa. Ronaldo dove gioca? Ma chi lo sappia, al Manchester United. Che QV. Sono aumentate le marce perché sono diminuite le cilindrate da 3000 a 1600. Però sono aumentati i cavalli. Ah. Ok.
apprendo l'informazione, ma non che l'abbia molto compresa. Però accetto la spiegazione, Strike. Grazie mille. Che pilotino! Che tra l'altro, oggi continuiamo su PlayStation, perché voglio un attimo prendere, la voglio far cagare prendendo un attimo di più la mano sul volante. Dalla prossima volta che facciamo Formula 1, che penso sia giovedì, mi pare, guido meglio queste che quelle moderne. È vero. Pure a me è sembrato, però non lo so. E GTA col volante. Dalla prossima volta giochiamo su PC. Quindi dalla prossima volta ci facciamo una nuova carriera. Dobbiamo ricominciare, naturalmente. Quindi questa qua la butteremo, cioè... E allora, andare un attimo su ricerca e sviluppo. Vediamo un secondino cosa abbiamo da fare. Se io investirei le nostre risorse qui. Adatta componente. Che ne pensi di questo? Ma che mi sta a fa? Che stiamo a fa qua? Dove stiamo a spendere sti soldi, eh? È probabile il GP, infatti quello pure su me, Marco, il GP di Russia mi pare un po' più semplice. Cioè, se ti abboni prendi altri punti canale, sì, prendete i punti per l'abbonamento e prendete anche, avete anche un moltiplicatore. Non puoi mettere l'account sul PC, tipo collegarlo, ma magari se qualcuno di voi sa che esiste questa cosa, io sarei felice di farlo, però da quel che ho capito non si può fare. Cioè, io quel che vorrei fare sarebbe prendere i miei dati di Formula 1 di PlayStation 4 e portarmeli su PC. Si può fare? In teoria no. Però ci devo ancora provare. Io l'ho solo scaricato il gioco su PC, ma non l'ho ancora installato. Tra l'altro anche lì ho la Schumacher Edition. Non c'è un cross save, Brasile. Malvagie quelle curve lì. Tricky Towers lo dovremmo giocare domani, Tricky Towers. Come va il PC? Il povero PC con sto caldo. Ma ti devo dire però, 37 gradi, sta una bomba. Considera che recentemente l'ho pulito da tutta la polvere che c'aveva. Quindi sta veramente bene. Cioè, lui pure a marzo esplodeva. Adesso fa più, cioè sta più fresco di quanto stava a marzo, ok? Anche perché comunque nella stanza, l'anno scorso moriva, esatto. Ma nella stanza c'è anche l'aria fresca dell'aria condizionata. Però pure l'anno scorso, il punto è che gli ho levato tutta una marea di polvere. C'era una miriade di roba. Ma pure adesso sicuramente se ne è creata altra. Cioè, secondo me andrebbe fatto tipo... Se uno vuole essere pigro, una volta al mese devi pulire il PC. Se vuoi essere pigro. Ma se no diventa veramente tanto. Detto da uno che l'avrà pulito tipo a marzo. Eh sì, Alessio, te tocca. Te tocca, Alessio. È una pista lenta questa, ok. Allora, io onestamente vorrei un po' prendere la mano con il volante e tutto. Un po' di più. Quindi vorrei farmi le prove libere, con tranquillità. Vorrei provare a farmi le prove libere con tranquillità. E... sì, andiamo. Non penso si possa fare perché sennò ti doveva far fare un account ad inizio gioco. Allora, io ho fatto l'account ad inizio gioco. Cioè, oltre all'account Steam e l'account PlayStation, c'è l'account... bravo, Giulio. C'è l'account, quello di Formula 1, non so come si chiama. Degli sviluppatori del gioco, comunque. Che mi sono creato. E bah. In che senso un gioco, un voto ai giochi FPS / PvP? A parte che sono due cose diverse, cioè non necessariamente. Infosessione. Allora, fammi mettere le gomme bianche. Poi io, quando adesso andiamo su, quando poi la prossima volta, sì, tipo l'account Codemaster, mi sa, o race.net. Sì, sì. Comunque, quando la prossima volta andiamo su PC, voglio anche cambiare nome. Se l'hai salvato su Codemaster RaceNet, se lo dovrebbe salvare. E io quello ho fatto. Ah, ok. Comunque vorrei cambiare nome della carriera. Mi fa un po' cagare Jay Tatsugu.
Perché non pensavo che fosse un nome mezzo importante da mettere nel gioco. Pensavo che fosse così a caso. E invece voglio metterne uno. Zugo mi piace, però Jaytaz lo voglio levare. Non so cosa metterci, però. Devo pensare. Allora, a parte che io voglio levare. Io voglio. Questa cosa la voglio controllare io. Mi dà fastidio che non me lo faccia controllare. Ah, brutta l'erba, brutta l'erba. Ok. Carina questa gara, mi piace. Ciao Sele. Ah, malvagia, malvagia. Questa qua è la sezione delle curve. Qui adesso dovrebbero essere finite tutte le curve, vero? Qui adesso si dovrebbe andare. Che è? Oddio. Non avevo visto che era una striscia a terra. Pensavo che fosse un pezzo di un'auto. Molto buono. Molto buono, molto buono. Mi piace questa pista. Ok. Malvagia questa zona. Ma che ho fatto? Oddio. Ho girato troppo col volante, tipo, non lo so. Vado. Ho perso un attimino il controllo. Ma è corta sta gara comunque, beh. È molto corta, mi pare. Beh, c'ho manco un secondo su quello che ha fatto, su Albon che ha fatto il giro più veloce. Mi farei altri due giri, compreso questo qua, giusto per prendere un attimo la mano. Magari poi cambiamo meteo e poi andiamo a farci le qualifiche. Brum 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 brum. Brutto, va bene, però qui posso uscire perché non c'è l'erbetta. Comunque io continuo a dirlo, cioè l'erbetta è tipo, tocchi l'erba hai finito. Cioè perdi un botto, sia nel gioco che IRL. Perché ho detto, ho visto quel tizio lì che gli è capitato di prendere l'erba, è uscito fuori dalla pista. Poi è rientrato, per carità. Però ti fa fare tipo un testa coda, ti fa perdere tutto il grip, non so come chiamarlo. Se tocchi l'erba hai perso. E perché la mettono? Cioè, voglio dire, non è anche pericoloso per i piloti. Non fai prima a mettermi questa cosa verde che sta a destra piuttosto che l'erba. Com'è il cordolo, ok? Cioè, a livello di sicurezza, non è meglio levarla l'erba? Quello mi domando. Ok. Cazzo, 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 cazzo. Dite che è per rallentare. Non è pericoloso se... Ah, ok, ovviamente anche. Se sai guidare, ovviamente. Non è pericoloso, cioè avete ragione. Io perché lo vedo da... Cioè, lo vedo da tizio che non sa nulla della Formula 1, assolutamente. E a me sembra veramente pericoloso. Però... Cioè, perché non si dà controllo. Non lo so, boh. Avrei messo altro. Ma invece altra domanda. Ma per caso,
Interrogativo. Ma le piste di Formula 1 non capita mai che possano diventare... Madò, ho fatto tutti i settori più lenti. Non capita mai che possano diventare gli stessi della MotoGP, vero? Ho fatto tutti i settori più lenti, ma che cazzo... Ma qua quasi deve prendere il tempo. Vai, 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 vai. Può capitare. Ah! Crossover episode. Però non in tutte, ovviamente. Dipende dalle piste, dalle circostanze. Dico però, cioè, è un mondo che ho sempre ignorato, nel senso... Però devo dire che... Questo gioco mi ha fatto... Malvagissima questa cosa. Madonna, questi giri li ho fatti veramente disgustosi rispetto al primo giro che ho fatto. Per quale motivo? Non lo so, perché mi sono messo a parlare di più, forse. Brum 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 brum. E poi quel che ho sbagliato è non mantenere la traiettoria in questo... Vabbè. Sicuro meglio dell'ultimo giro che ho fatto è... Last one, facciamo l'ultimo. Che palle, sta curva non riesco più a farla. Non riesco proprio più a gestirmela, non riesco più a gestirmela. Perdo una miriade di tempo dall'inizio, sbaglio tutto e poi non riesco a recuperarlo velocemente. Io tra l'altro volevo fare, ci ho provato stamattina, volevo farvi le Mott Broom. Però l'ho provato a fare, è venuta fuori una cosa disgustosa. Volevo fare proprio la scritta brutta con scritto Broom, da spammare Broom Broom. Però veramente brutta. È uscita fuori veramente brutta. Quindi non la vedrete mai. Al momento sono ancora su PlayStation. Dalla prossima volta giochiamo su PC. Oh, il settore 2 l'ho fatto viola. Giro più veloce di tutti? Di pochissimo. Niente, devo sistemare questo inizio, perché è veramente scandaloso. Però sto andando meglio di prima, Upsia. Ho detto ieri, l'ho sentito il telecronista che diceva fucsia. Com'è? Carlo Manzini si chiama, vero? E sta già simpatico. E calla. Vabbè. Diciamo che questa giornata di prove libere ha fatto il suo. Allora, in possessione. Ma no, che fai? Accelera il tempo. Freni troppo presto quando vedi la traiettoria rossa ed acceleri troppo tardi dopo la curva quando c'è la traiettoria verde. Devi frenare quando sei sulla traiettoria rossa, non prima, come hai fatto nell'ultima curva. Mi rendo conto che certe volte... cioè, perché sai cosa? Allora... Perché ho ancora paura delle... come dire... Ho ancora paura delle curve. Va bene. Giuse, grazie mille per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il nono mese. Grazie mille. Ho ancora paura delle curve. E quindi ho la sensazione di uscire fuori. Cioè, se sbaglio la curva, poi esco fuori. It's over. E va, quindi sì, certe volte mi capita di frenare prima, ma in tutte le piste. Mi capita di frenare prima e poi accelerare dopo. Perché all'inizio io che facevo? All'inizio io acceleravo appena vedevo il verde e volavo via. Rivediamo la classifica alla fine della sessione con i primi tre. Hamilton. Ma come? Ma mi hanno superato tutti quelli, ero secondo. Ed è ora di salutarci, ma al prossimo appuntamento. Carlo Banzini, ok, l'avevo detto, sì.
Però così si perde un po' di tempo. Esatto, quello ovvio. Esattamente, sì. Soprattutto non dare mega colpi di sterzata, devi avere una guida morbida, altrimenti in realtà la macchina non curva. Se ci fai caso, anche quando sterzi, non ti sterza perché sei con l'angolo di sterzata sbagliato e con la velocità sbagliata. Ok, no, ma ad esempio adesso con il volante riesco a sterzare molto meglio rispetto a quando era con il quando ho giocato con il pad. Sarà nuvolosa la gara. Rispetto a quando ho giocato con il pad, mi trovo molto meglio. E ci sono dei momenti in cui faccio delle mezze cose strane, però generalmente mi rendo conto che vado meglio, sicuro. Voi mi dite comunque di mettere le gomme intermedie. Eccole qua. Vai. Esci. Forza, iniziamo con qualche giro di riscaldamento. Ah, ma insomma, non male. Divertimento. Ecco perché sei arrivato tardi, ma. Sì, magari qualche gara insieme la facciamo, già l'ho detto. Volevo, prima di fare delle gare insieme, volevo semplicemente capire un attimo meglio come gestirmi il tutto. Questa uscita dal pit stop, dai box, mi piace molto. Ah, non me la ricordavo qua. Molto bella l'uscita dal pit stop. Oddio, sto sole che mi va in faccia mi tilta un po'. Ma domanda, per caso i piloti nel casco hanno tipo, tra virgolette, degli occhiali da sole? Sta curva bruttissima. Qua mi hanno superato tipo 7 volte così. Vedete, che io appena vedo il verde, se io accelero tutto, appena vedo il verde, vado sul... cioè, esco fuori, è quella la cosa. Oddio, adesso leggo il sub. Hanno l'antiriflesso. Zala, grazie mille per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 5° mese, meno 2 al bimbo. Come hai contato? Ah no, 7° mese, non 5° mese, c'hai ragione. Brum 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 brum. Brutto, questo giro è brutto, questo giro è brutto. Se tocco là è brutto. Se tocco là ho sbagliato qualcosa all'inizio. Questa cosa l'ho capita. Se tocco là ho sbagliato qualcosa all'inizio. Poi ho capito anche meglio come funziona la dinamica del... vabbè, il pit stop, no? Che uno ragiona, dici vai al pit stop, ti fermi, perdi posizioni, sì. Però tanto come lo fai te, prima o poi lo faranno anche gli altri. Almeno che... vabbè, ma che ho fatto? Facciamo il prossimo giro, va, come cosa mezza valida. Almeno che gli altri piloti non lo skippino. Disgustoso. Sono andato meglio al primo giro in tutti questi. Concentrazione, adesso non leggo la chat. Non leggo, non parlo. Vado inturbantato. Si va giù. Brum 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 brum. Ah, il mio è il giro più veloce. Ma che cazzo ordini? Eccala. Ho già intato. Ho già un secondo e sei di ritardo su... sul mio giro precedente. Bruttissimo, ma che sta succedendo? Quest'erba mi mette una paura. E qui devo sterzare prima, però. Adesso
successo qualcosa? Io non so di cosa voi stiate parlando. Frena un pelo dopo la linea rossa. Giusto un attimo, altrimenti chiudo le curve troppo presto. E mo ci provo. 13 secondi in ritardo rispetto al mio giro di prima. Questa la devo sistemare. Questo cambio repentino destra-sinistra lo devo fixare. E vedete che poi vado fuori. Se non freno quando frenavo prima, vado fuori. Cioè devo ancora imparare meglio a gestirmi. Sì, ora tipo ho frenato che stavo ancora forse sul verde, no? Perché vedete, Ok. Questa curva la devo proprio prenderla meglio. Mi sono messo a legge il discorso sulla Wii, sul volante della Wii. Allaghi. Però non è male questa gara. Mi piace molto. Ho intato. Refund. Andiamo alla prossima, va. Torniamo al garage. Frena al rosso e stai tranquillo. Mo ci riproviamo. E torniamo in pista, va. Fanculo. Oddio, Emma. No, l'occhiettino. Allora, i gradi del volante. Io le impostazioni del volante le ho cambiate rispetto all'altro giorno. Ho fatto quello che mi ha detto Marza. Ho messo gradi del volante a 360, saturazione della sterzata a 40. E generalmente mi pare di trovarmi meglio. Più che altro lui mi ha detto, il concetto sarebbe che se io muovo il volante poco per dire a sinistra e il volante dentro al gioco si muove poco a sinistra, allora in teoria l'ho messo giusto. Ecco, questa curva ti dirò. Come faccio ad essere in ritardo rispetto a prima? Mi piaceva questa curva come l'ho fatta. Cioè, avete ragione sul rosso, forse, sapete? Cazzo se ci avete ragione. Morta acqua, ho sbagliato tutto. Avevo guadagnato un secondo però facendo quello che dicevate voi. Cazzo vuoi, Hamilton? Che qua? Vieni qua. Hai paura? Che fai? Scappi? Ah, stronzo, per te sono le lame, eh. Puoi battere la Ferrarina? Perché l'hai battuta la Ferrarina? Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Ok. Facciamo l'ultimo giro, va? E poi andiamo a farci le qualifiche. Brum brum. No, però questi che mi sbattono. Ma non c'erano prima loro? Non potete tornare al box? Non avete da fare niente al box? Ah, visto che sto più veloce, 7 decimi guadagnati. Guardate tu quanto cazzo hai frenato prima. Topolino.
Sbagliatissimo, sbagliatissimo. Cazzo, stiamo andando bene, stiamo andando veramente bene. Ma questi, quelli davanti mi disorientano. Ma non c'erano prima, perché mo sono comparsi? Allaghi. Come ho fatto a guadagnare del tempo? Oddio, sto più andando più veloce di prima. Bruttissimo. Un e 13. Un e 14. Come ho fatto a fare i primi due settori più veloci, il terzo più lento? Vai, 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 vai. Bravissimo, bravissimo. Questo settore veloce mi piace. Mi soddisfa. Ottimo, 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 ottimo. Cazzo. Ho perso del tempo. Ho perso del tempissimo. Del tempo ultra prezioso. C'avevo due secondi. Oh, oh. Due secondi sul mio tempo di prima. Due secondi sul mio tempo di prima. Uscito fuori. Porca troia. Come faccio ad andare più veloce di prima facendo tutte queste stronzate? Beh, 1.8 sul tempo di prima ci posso sta. Che merda P9. Andiamo sulla prossima, va. Andiamo a fare queste qualifiche. No, no, no. No, no, no. Sì. Puoi controllare la frenata del pedale perché forse non ti frena al 100%. E come lo faccio? Non lo posso fare adesso, controllare la frenata del pedale. Voi dite che non mi frena al 100%? Ehi, Luis. Dite che non mi frena al 100%? Pausa, comandi, impostazioni, feedback. Però non ce l'ho qui. Devo entrare dentro. Questo dico, non ce l'ho qui. Allora. Tanto facciamo così. Metti pausa normale come se tornassi al box. Però devo stare in pista, non lo posso fare qua. Quello intendo. No? Ah, è qui, mi dite. Ah, ok. E dov'è sul freno? Zona inerte freno? Come faccio a testarlo? Io questo poi non ho capito. Ah, ma questo qua è tipo... Ah, questo è l'acceleratore? È vero, è tantissimo! No, no, io così lo... Così lo freno. A 60 io freno. Quindi... Aumenta la saturazione del freno. A 40, tipo? Ipotizzo. Ah, ecco. Ti dirò 45. Ah, ecco quindi a cosa servono. Ah. Fica sta cosa, bellissima. Anche dell'acceleratore a 40? No, l'acceleratore io lo vado giù. Ti direi magari metterei un 10, sapete? E diminuirlo 40.
Solo l'acceleratore no, ok. No, la saturazione della sterzata me l'ha consigliata Marza e boh, mi ci trovo bene, cioè. Boh, non so cosa faccio onestamente. Però mi ci trovo bene. Incredibile cosa si possa fare con le impostazioni. Ma non l'avevo mica capita sta cosa. Non l'avevo capita. L'unico valore che va messo col G29 è il freno, tutto il resto a zero. Imposti 340 gradi. Marze mi aveva consigliato, anche lui aspettate, anche lui mi aveva consigliato. Allora lui mi aveva detto o 360 con la saturazione, oppure Marza mi sa che mi ha detto 340. Ora vi dico, 340. Aspettate. Mi diceva 320 senza saturazione. 320 senza saturazione mi ha detto. Ah, pure tu usi il 320. E infatti pure lui mi ha detto 320. Però questo a zero. La saturazione a zero. Ah. E beh sì. Mi pare di sì, cioè adesso io per andare a meno 100 devo ruotarlo al massimo, più di così lo sterzo non va. Stessa cosa dall'altra parte. Invece prima io lo ruotavo tipo fino a qua, che ora è 50 e mi dava il massimo. Però sì, poi magari dipende, ognuno ha le proprie impostazioni su queste cose, penso. Vibrazioni e feedback, metti tutto al massimo tranne il 5. No, perché siamo pazzi? No, che poi già vibra un botto, poi metto ancora di più, si sente tutto il casino nel microfono. No, sta bene così, già fa troppo rumore. Già fa troppo rumore. Allora, da controller sì, la puoi togliere la vibrazione, sicuro. Pura prova. Allora, vediamo un po'. Ho salvato le impostazioni? Sì. E poi controlliamo. Però sì, le ho salvate. Ho fatto sovrapponi. Questo modifica. Sì. Sì, salvate. Vediamo un po'. Allora, la frenata sembra più potente. Le curve. Quasi quasi mi piaceva un pochettino di saturazione, sapete? Penso. Io devo imparare a gestirmi. Cioè devo imparare a capire cosa fare quando c'è un tizio davanti, perché io non vedendo quello che ho davanti sbaglio tutto ogni volta. Cioè così va bene, ma quando mi sta troppo vicino sbaglio tutto. La saturazione sono in dubbio. Più che altro adesso devo girare di più, il che forse può essere anche positivo, no? Ho un maggior controllo. Può essere positivo forse il fatto che io debba girare di più. Ipotizzo. Brum 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 brum. È così, al momento sto girando tutto. Boh. Ok.
Ecco, sta curva è tipo 100x come l'ho fatto adesso rispetto alle volte precedenti. Buono, buono, settore verde. Vai, 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 vai. Allora, qui ho frenato forse troppo presto, secondo voi, vero? Sbagliato tutto, sbagliato tutto, sbagliato tutto, sbagliato tutto, sbagliato tutto. Una volta che sbaglio una roba qua, poi mi intrippo il cervello. E poi non riesco a girare veloce. Io non riesco a girare veloce. Io non riesco a girare veloce. Quando... Capito? Cioè, ma quello pure prima non riuscivo a girarlo veloce. Ma che cazzo? Ma perché? Perché devo cambiare le gomme? E quanti giri ho fatto? Ah, 8 giri. Possiamo provare a cambiare le gomme. Torno al garage. Perché il volante gira tutto, mentre le ruote girano fino a metà. E quello, infatti, dico. Mi fa strana sta cosa. Quanto sono vicino al volante? Molto. Allora, gomme. Metti ste morbide. Vai. Giro veloce. Mi intrippo da solo, sì, sì, sì. Non giri veloce perché giri in ritardo. Può essere. Perché io non ragiono con la velocità della che c'è. Qui per dire dovrei rallentare. Io poi mi faccio plagiare da quella cazzo di cosa che mi dice verde. Giro annullato. Ma vaffanculo. La cazzo di traiettoria che mi dice verde. Per me è tipo accelera tutto quel che hai. Invece no. Come un minuto alla fine? Non riusciamo manco a finire. Che truffa. No, tu ti devi levare con queste scintille però. Potrebbe essere un bel taglio quello. Si può fare o è illegale? Quel taglio si può fare ogni volta o è illegale? La curva mi mette veramente in difficoltà. È illegale, ok. Ok, ok. Comunque, allora, io quel che vorrei fare, perché io la macchina, ok, la macchina, quant'è il grado di sterzata della macchina? Fino a quando sterza la macchina? Come 360? Non è mai... È impossibile. 360 no, ragazzi. Che cosa significa? Intendo dire, le ruote stanno dritte a zero, ok? Va bene. Le ruote, di quanto possono ruotare? Di quanto si muovono? Ripassiamo. Quello intendevo. Posizioni, ovvero le seguenti: Hamilton, Albon e Charles Leclerc. E lo so, Luis, ma io infatti certe volte la ignoro la traiettoria. Io vorrei fare quello che cazzo mi pare. Però poi mi dite la traiettoria. Penso 60 gradi. Beh, più che altro, magari è tipo... Tipo, come si può dire? Tipo una deformazione professionale, tra virgolette, no? Cioè, guidando... la macchina normale, avendo normalmente la patente, a me viene da fare una cosa, ossia che se io ruoto tutto il volante, io mi aspetto che quella rotazione che io faccio effettuare al volante venga riprodotta anche dalle ruote dell'auto. E invece no.
quello dico. E beh, Luis, però mi disorienta proprio nel controllo di tutto, eh. Nel controllo di tutto mi disorienta. Ottima giornata. E tu che ne dici? Non lo so, non so come approcciarmi. Non me ne sono preoccupato. Hai sbandato in qualche occasione. Ti mancava aderenza. No comment. Beh, grazie lo stesso. Ok. No, certo, Dan, però non so come spiegarvelo, ragazzi. Mi dà fastidio, però. Ma è anche abitudine, sicuramente. È anche abitudine, sicuro. Brum, brum. Ma certo, Luis, anche la velocità. Gabbo aveva messo 0 gradi. Come fai a mettere 0 gradi? È impossibile 0 gradi. Ma manco si può mettere, mi pare, 0 gradi. No, ovvio, infatti non ha la stessa... Cioè, è diverso dal... Io ripeto, mi faccio condizionare psicologicamente dal fatto che io voglia ragionare come un'auto normale sulla macchina della Formula 1. E va. Sì, abitudine. Allora, no, aspetta, in possessione. Fammi vedere che gommette ci abbiamo. Le morbide vanno bene. Vai alla pista, giro veloce. Bello Ford vs Ferrari. Molto bello Ford vs Ferrari. È Le Mans. Le Mans 66. Molto bello come film. Pure non me l'aspettavo così bello. Più di film sulla Formula 1 ho visto Le Mans. Ho visto quello Trash, quello con quello dedicato a Niki Lauda con l'attore di Thor, Chris Hemsworth, e l'attore che fa il Barone Zemo sempre in Capitan America Civil War e in Falcon e Winter Soldier, ma non ricordo il nome. Daniel Brühl, tipo. Comunque devo dire, sto capendo una cosa, che effettivamente l'usura delle ruote, delle gomme, fa tantissimo. Perché adesso, che ho le stesse gomme di prima... Però prima ci avevo fatto un tot di giri, adesso mi sembra di riuscire a gestirle meglio. Ragazzo di curva ogni volta. Ok. Brum 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 brum. Ok. Oh, ho fatto il giro più veloce. Un po' godo. Molto buono, molto buono. Abbiamo già recuperato del tempo su quello di prima. Ok. Giro più veloce in due. Brutta situazione, bruttissima situazione, bruttissima, oddio, ho lasciato il volante. No, niente. Brum 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 brum. Vabbè. Abbiamo ancora nella nostra saccoccia il giro più veloce. Però guarda che stiamo lì comunque. Vabbè, un secondino in ritardo, forse ancora.
Uno ha fatto un altro fucsia. Viola, lilla, bruttissimo. Bruttissimo. Vola, 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 Fuffi. Al ritmo della notte. Ma domanda, il tempo che adesso mi dà, no? Il tempo che ora mi dà quello verde del settore è riferito a adesso contro il mio settore più veloce o adesso contro il settore del giro più veloce che ho fatto? Bruttissima questa cosa. Bruttissima questa erbetta. Quello del miglior giro, ok. Io ho perso una marea di tempo. Ho perso veramente una miriade di tempo. Clown, che otti. Vabbè. Grazie mille per il resub. Bentornato nella flotta spaziale per il quinto mese. Non posso Formula 1. Come tu, Girl. Brutto quel taglio, non si può fare. Lo continuo a ripetere ogni volta, ma... facciamo l'ultimo giro e poi andiamo a farci la qualifica. Allora, devo dire che una cosa che sto notando è la frenata. La frenata... è molto più efficace. Ok. Bella, bella questa curva che ho tenuto. Queste volte la sbagliavo. E niente, sbaglio sempre qualcosa nel secondo settore. La prima volta l'ho fatto tipo, boh, 100x. Non so cosa ho fatto mo. Vai, va bene, va bene. Insomma, mi sa che ci siamo schiantati. Cos'è reimposta pista? Il verde... No, no, lo so, no, no. Io so che verde è il mio miglior settore. Viola è il miglior settore in assoluto. E rosso è peggio del mio miglior settore. Tipo, la mia domanda era se... quando io vedo la statistica che mi dice il tempo, com'è verde, eccetera, eccetera, a parte il viola, che quello è complessivo, la mia domanda era se la comparazione veniva fatta in base al mio settore, alla volta che ho fatto no, ho sbagliato. Il delta, che vuol dire il delta? Mi dice il delta, ma non so cosa significa. Non so. Parlate troppo complesso, ragazzi. La mia domanda era se praticamente... E niente, mi ha ributtato in pista. Delta è il distacco. Ah, vabbè, ok. Ok, vabbè. Non c'era bisogno di chiamarlo necessariamente Delta. Il concetto l'avevamo capito. Torna a sto garage. Però comunque mi avete detto che quando io lo vedo la comparazione è fatto con il mio miglior giro, a prescindere dal fatto che ad esempio io magari faccio settore 1, settore 2, settore 3 in un modo, va bene, magari ci metto un minuto, ipotizziamo, e questo è il mio miglior giro. Poi la seconda volta io faccio il primo settore, magari ci metto 30 secondi, va bene, però il secondo e il terzo settore ci metto 2 minuti, quindi nonostante il mio miglior settore numero 1, S1, sia 30 secondi, comunque la mia comparazione verrà fatta in base al settore appartenente al mio miglior giro, giusto? Franci, grazie mille per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. In possessione. Non devi accelerare mentre stai stando per il momento, perché all'inizio si tende a schiacciare tutto il pedale dall'acceleratore e ovviamente vai largo per compensare e starsi di più, come ne consulta solo quello di frenare, di finire a fare il giardino. Esatto, sì. Assolutamente sì. Però dai, sono carico, sono emozionato. Che ha detto?
No, era per fare un esempio, Lexus, era per farmi per fare i calcoli semplici. Cioè, ma non c'è un tizio che si chiama tipo Zugu qualcosa? Voglio un nome di un tizio vero modificato. La vai. Tutte le vetture hanno superato il traguardo. Oh sì, cioè Jay Dazugo è veramente brutto. Ah, sono rimasto comunque quello col giro migliore. A giudicare da queste prove libere, succoso. 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 Gli obiettivi del pre-gara? Perché io tra un po' non so manco cosa siano, però c'avete ragione, li dovrei fare. Sono quelli là che mi avete detto che mi aiutano. Sì, forse sì, è meglio fare i giri puliti e poi imparare anche a fare la velocità, voglia. Sì, sì, sì. Zugume. Mario Mandzukic. Ma quello non è di calcio, però. Però non so come chiamarmi, veramente, perché ora... Ho detto ora che andiamo su PC, poi lo voglio cambiare. Qualifiche. Come ho saltato delle prove libere? Oh, che stedi, l'ho fatte tutte. Charles Zugler. Vabbè, ma Charles c'è già... C'è già Gabbo che si è chiamato. Charles Leclerc, tipo, no? Quindi non mi vado a usare Charles Leclerc. Zugettel. Sebastian Zugettel. Lewis Zugilton. Lewis Zugilton. Tittiton. Zugu Tittitol. Zugu Tittiton. Jimmy Zugumaker. Oddio. Allora, gomme rosse. Va bene. Vai. Giro veloce. Brum, brum, brum. Quando torno alla Zuguisola, mercoledì dovremo fare la Zuguisola. Qua si fa il giro più veloce alla prima botta. Non si sbaglia mai. Faremo tipo 17 flashback. No, che mi stai a lasciare qua? Madonna, che odio lasciarmi qua, perché... Vai, devi prendere velocità che ti serve per lo sprint. Ti serve lo sprintino. Ti serve lo sprintino, su. Fai fruttare questi cavalli. Falli fruttare, brum brum. Ok, ok. Ci ho messo, Sto facendo più lento di quanto potrei fare o di quanto ho già fatto altre volte. Ciao, prof. Ho visto il prof, vero? Ok. Bruttissima questa curva. Non l'ho tenuta. Bruttissimo, bruttissimo. Bruttissimo. Faremo 1.10. Ah, giro più veloce però. E tutti zitti. E ci si ferma e si va al garage. Il settore centrale è il peggiore. È quello che riesco a fare peggio. È quello che faccio peggio. Non è che riesco a fare peggio. Vai. Freno troppo prima, già me l'avete detto. E accelero troppo tardi. Gli ultimi 20 secondi di ansietta.
No, prof. Oggi sì, viene Mars a Roma. Tra un po' parte. No, non lo so. Non lo so ancora parte. Comincerà a piovere, ti terrò aggiornato. Come comincerà a piovere? Vabbè, ma nelle prove libere, ok? Cioè, nelle qualifiche. So secondo. Chi è che mi ha superato? È finito. Vabbè, se partiamo secondi va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Verstappen, lo scienziato Verstappen. E Valtteri Bottas. Le qualifiche si chiudono qui. Lo scienziato deve ancora venire. Dov'è gli Hamilton? Quinto con Leclerc. Un po' godo. No, non penso sia verso le 10. Io credo che il treno di Marza da fuori è apparsa come una gara sia verso mezzogiorno. Le tue impressioni? Ottima sessione di qualifica, eh? Ti senti più al sicuro davanti al gruppo? Certo, davanti al gruppo sì. Beh. Sei soddisfatto della posizione sulla griglia? Sì, finale? Sì, sì. Il nostro lavoro sulla aerodinamica ha dato i suoi frutti. Così aumento il cazzo di coso, di morale. O il simulatore. Dipende che intendete. Non... Volante e pedali. E Hamilton? Non mi fa fare la comparazione con Hamilton. Ho come compagno Leclerc. E che poi nella Formula 1 vero. Nella Formula 1 vera. Nella Formula 1 vera. Cioè Leclerc con Vettel. Vero? Ok, ma è quello pure. Cioè, pure sulla copertina ci sta Hamilton, Vettel e un'altra persona. Veloce come il vento. Beh, penso potremmo definirla una buona qualificazione. Dovremmo avere possibilità in gara. Vedo un po' di nuvole. Ah, nessuna rivalità. Che vuol dire? Confronto prestazioni veicolo. Stiamo sotto la Red Bull. Purelli. Dovremmo cambiare le batterie, beh? Anche l'unità a controllo elettrico e anche il motore a combustione interna. Lo cambiamo? Lo cambiamo adesso o lo lasciamo così? Ciao, Junkie! Ah, perché ci dà penalità, è vero. Ci dà penalità. Perché siamo durante la gara, quindi no, è vero, è vero. Ci dà penalità. E qui possiamo fare qualcosa? Lo fare comunque dopo la gara. Andiamo. Let's go. Quante gare mancano? Questa è l'ultima del Grand Prix. Cioè, si chiama Grand Prix? Del campionato? Perché comunque era il campionato piccolo. Era quello da 10 gare. E va. E mo poi magari adesso ne iniziamo un altro da 10 e vediamo. Perché ho detto, tanto la prossima volta giocheremo da PC. Quindi si ricomincia con un'altra carriera. E va. Per quello volevo scegliere il nome. Se avete consigli sui nomi, consigliate. Sono curioso. Ho detto, Zugu mi piace metterlo. Lo vorrei mettere. Lo appoggio. Ma il resto non so che mettere. La Formula 1 fa ritorno a San Paolo con il Gran Premio del Brasile. Pronto. Oh, vedo un po' di nebbietta però, eh. Vedo un po' di nebbietta nuvolosa. Cerchiamo strategia di gara. Come si deve. Ma io ti dirò. Modifica sta strategia. E sai che fai. La metti comunque morbide. Ma no, scusa, che è questo? No, rimuovi. Io le metto comunque morbide. Lo faccio. Assegna un mescole. Ah, non si può fare. Refund.
E beh, Giulia, hanno rimandato tutto. Ti danno la penalità se usi, se non usi due, ok. Quindi lo devo fare comunque. A prescindere, vero? Allora farei veramente a 7 giri. Farei a 7 giri. Eh sì. È come era predefinito già. Molto figo il fatto che si potesse cambiare. Non l'abbiamo mai fatto. Ma l'assetto dell'auto noi mica l'abbiamo cambiato. Oh, che è sta truffa? Assetto 3, lascio. Ormai l'abbiamo fatto così, tutto il... Potremmo mettere un 4. Non l'ho proprio cambiato durante né qualifiche né prove libere. Però se lo cambiamo adesso c'è penalità perché siamo in gara. Quindi si deve lasciare questo, mi pare. Ancora, vai. Andiamo. Brum brum. Siamo messi subito in testa, incredibile. L'ho già intata, pazzesco questo giocatore. Provo a prendere subito il distacco. Provo a prendere subito il distacco dagli avversari. Li sento dietro alle spalle, li sento dietro col fiato. Ok. Un po' bruttina, però va bene, ci posso sta. Qua ho frenato tipo troppo. Oddio, ho sgamato la tecnica per questa curva. Frenare davanti, perché io non riesco a farmela la curva stretta. Però se mi freno davanti, faccio una bella curva larga, ma almeno freno bene, vado, parto e riparto bene. Ho scoperto il cheat. Bat Zugubat. Mi piace Zugubat. Questa qua è la mia Bat mobile. È la Zugu mobile. Secondo me tra un po' piove. Pure secondo me sai che potrebbe succedere qualcosa di malvagio. Ogni volta qui la into che prendo quella piccola zolletta d'erba. Sbaglio veramente un botto. Allora abbiamo un secondo. Un secondo sul secondo. Voglio capire se guadagno a ogni giro qualcosa. Avevo tipo un secondo e uno, un secondo e zero, tipo. Brum brum brum. Ok. Brutta. Ho perso del tempo. Ok, mi piace di più questa curva. Mi piace molto di più questa curva. Mi piace molto di più questa curva. Va bene. Al DRS. Ho sbagliato, non mi date penalità, vi prego, non mi date penalità. Ok, che culo. Ma ero concentrato ad ascoltare il DRS. Allora, devo dire che ho notato una cosa. Sto perdendo tempo. Sto perdendo del tempo sul nostro... sul secondo. Cioè, lui sta guadagnando su di me. Questa cosa non va bene, non mi piace, non mi soddisfa. Devo distaccarlo un po'. Ehi. Vai. Madò. Ho sbagliato tutto. Oppure ho dovuto decelerare, sennò uscivo fuori. Ho preso mezzo secondo. Un po' un problema questa cosa. No, sto recuperando. Mi sto un po'. Non lo so. Abbiamo raggiunto un livello preoccupante di chiusura limita a combustione interna. Proviamo a ridurre i giri del motore. Sali di marcia in anticipo e poi scala più avanti. Ok, quindi ma. Fighe queste. Non ci avevo mai fatto caso a queste indicazioni qua del
diminuiamo la potenza del motore, scala di qua, scala di là. Devo prendere del distacco, devo prendere necessariamente del distacco. Dai, 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 dai. Madonna. Ok, ce l'ho ancora dietro, che culo, non è riuscito a passare. Vado troppo tardi. Sto intando. Ok, questa curva sto capendo come gestirla. Ho fatto il settore 2 più veloce, però Bottas sta al giro più veloce. Va bene, vabbè, ho preso del distacco, eh. Un secondo e tre c'ho. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Ehi. Brutto. Ah, il mio è il giro più veloce. Buono. Super confuso in quella curva, sì. Brutto. Brutto, brutto, brutto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso passa di 5 giri, 4 giri. Che bello. Ah, non ci pensare nemmeno a superarmi. Morta. Che brutta cosa che ho fatto. Tieni la curva, tieni la curva, tieni la curva, tieni la curva, tieni la curva. Bravissimo. Ok, lo stato del motore sta peggiorando, ti avviso. Lo stiamo tenendo d'occhio. Che vuol dire sta peggiorando lo stato del motore? Oh. No, refund. Allora, qui però comunque sto sempre bene. Quando arrivo qui ho sempre un secondo e sei di vantaggio. 1,4, vabbè. Non devo farmi prendere sulle curve, perché poi sulla sul rettilineo a quanto pare mi guadagna del tempo, mi stacca. E non lo so com'è che sta peggiorando, però 2 secondi di vantaggio, mai avuti, quindi abbiamo guadagnato del tempo prezioso. O abbiamo fatto qualcosa di molto giusto o lui ha fatto qualcosa di molto sbagliato. Ho fatto qualcosa di un po' sbagliatino. Ok. Vai, 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 vai. Allora, qui io sto provando a fare quella cosa che ho detto prima, ossia freno un po' dopo rispetto a quanto mi dice la traiettoria perché mi trovo meglio. Però devo curvare comunque un pochettino. Un po' prima. 2 secondi. Buoni. Curva larghissima. Potrei aver rifatto il giro più veloce? Non lo so, sapete. Ok, devo andare al pit stop in questo giro. Vai, 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 vai. E poi una cosa, no? Se ho capito bene, praticamente, cioè, la radio di tra pilota e scuderia la possono sentire tipo tutti, vero? Le cose che si dicono, quindi ad esempio lui adesso mi ha detto in questo giro, in questo giro. Quindi io mi domando, tipo, l'avversario che in questo momento ti ascolta dirà cosa in questo giro, cosa succederà in questo giro, che fa? E fanno il pit stop, come ad esempio hanno fatto, c'era la Mercedes che ha fatto tipo una finta. Ha fatto una finta legata al fatto che Hamilton dovesse andare ieri. Parlo per chi all'inizio stream ho detto che ieri mi sono visto la gara. La Mercedes ieri ha fatto una finta legata al fatto... Ma dov'è qua il pit stop? Scusate. Ok, sinistra. Legata al fatto... Legata al fatto che... Che dovesse andare ai box. Ha fatto una finta. Non era una finta. Boh, e beh, quello hanno detto i telecronisti, non so. Cioè...
Brum brum. Sì, finiamo la corsa con queste gomme. No, lo so che Hamilton non voleva rientrare, ma infatti quello... Perché se ho capito bene, praticamente, almeno da quel che hanno detto i telecronisti, praticamente Hamilton ha visto sul volante l'informazione che gli diceva rientra ai box. Quindi, perché la scuderia voleva... Cioè, la Mercedes voleva farlo rientrare ai box per un qualche motivo. Però Hamilton non ha voluto, quindi lui non si è fermato. Ma nel frattempo, ovviamente, il box si era preparato per il pit stop. Ok. Brutta. L'ho fatta veramente male. Davide, grazie mille per il Prime. Oddio, mi sono distratto, non mi devo distrarre. Benvenuto o bentornato. Aspetta che non ho letto bene. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. E calla, vedi che sto già da leggere la chat. Dai, me lo concedete, su. Stavo leggendo. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese, grazie mille. Allora, prima o poi loro dovranno andare ai box. Penso nei prossimi due giri qualcuno ci andrà. Nessuno ci va? Nessuno che va ai box, sti stronzi. Vai. Bravo, mi piace questa curvetta. Mi ha soddisfatto, sei un secondo in anticipo rispetto al solito, mi pare. Infatti l'ho fatto verde sto settore. Gustoso. Ma voi comunque non lo sentite mai la vibrazione del volante, vero? Cioè, non sentite mai i rumori strani, malvagi. Il primo giorno si sentivano perché sbagliavo tipo tutto. No, perfetto. Effettivamente, dopo che hai imparato a usarlo un attimo, i rumori non li dovresti quasi mai sentire. Tieni la curva, tieni la curva. Bravissimo, supera Giovinazzi. Eh no. Questo tentativo, facciamo finta che non è mai esistito. Ho visto la possibilità, ho detto tuffati, ma... Vai. Certo, la seconda volta che into questa curva, clamoroso. Giovinazzi, guarda, fai scintille, hai l'assetto basso. Fidati, non è la tua gara. Anche qualcuno è andato ai box. Perché devo parlare e fare il coglione, scusate? Me lo dite? Mi distraggo. Se mi distraggo è finita. Madò. 2 secondi di distacco rispetto a prima. Rispetto al tempo di... Quanto tempo prima ho frenato qui? Sta curva veramente brutta, tocca recuperare dopo. C'è ancora il giro più veloce comunque in tutto ciò. Ma che poi domanda, c'è per caso un bonus per i piloti o per le scuderie se oltre a vincere la gara? Cioè, se ho capito bene ci sono tipo... se ho capito bene ci sono dei bonus legati a pole position, vittoria e giro più veloce, giusto? Vabbè, ci posso sta. Ah no, solo per il giro più veloce, un punto. Ah, ma perché poi comunque è domanda, infatti. Cioè, comunque funziona a punti la Formula 1. Meno parlare e più guidare, cioè, avete ragione. Ok, tutti al box. Giovinazzi! E che non andiamo al box? E su, un salutino alla mamma al box, no? Ma glielo stai a fare un salutino al box? Da lì che ti aspetta, ti ha portato una torta, una fettina di torta al cioccolato. Che delizia! Fidati.
Sì, sì, non ci stai a credere, Giovina, fidate, fidate, te dico fidate. Ma doio, da no, ma io mi sono fatto prendere sto distacchino un po'. Che non dovevo dargli. Non dovevo concederglielo. La cazzo di erba. Vai, 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 vai. Madò. L'ho quasi toccato, beh. Brum, 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 brum. Questa curva l'ho fatta un po' storta. Lo dovrò superare prima o poi in questa curva. Leclerc è andato ai box, ok. Dai, dai, che lui deve, si deve fermare per forza, necessariamente. Dai, Giovinazzi, devi fermare. O ti fermi o ti sposti. Ti ferma, un po' godo. Chi dobbiamo prendere lì? Hamilton ancora non è ai box, vero? Madò, che è sta curva brutta? Sto taglio brutto, ancora peggio. Abbiamo 2 secondi e mezzo da recuperare su Kvyat. Siamo terzi. Quanti sono andati ai box? Tutti al box tranne loro due. Non la miglior scelta, dirò. È davanti, dietro a me Bottas. Bottas è stato ai box. Devo stare attento a lui. 1 secondo e 8. Devo tenerlo bello là distaccato. Abbiamo ancora 6 giri da fare. Sto sole malevolo. Sto sole malevolo. Sto sole malevolo. Sono virtualmente primo, esatto. Vai. Alla curva di prima, cioè al giro di prima non c'era mica sto sole. No, che fastidio. Era qua che mi era venuta prima la domanda del degli occhiali da sole, beh. Mi era successa tipo la stessa cosa, mi sa. Vai. Comunque si guida 100x con le scarpe per i pedali, eh. Cioè io mi trovo molto meglio. Sbagliata sta curva. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie per vettura verde. Per vettura? Gomme medie per vettura verde. Che vuol dire? Io ai box? No, già ci siamo stati. Già ci siamo stati. Ok, sono andati entrambi ai box. Siamo primi. Mi sono comprato le scarpe per i pedali. No, no, uso le scarpe normali con cui guido la macchina. Ricordo stamattina, infatti, quando mi sono messo le scarpe, mi è venuta in mente una storia da raccontarvi. Praticamente quando io feci scuola guida, io feci scuola guida con delle scarpe veramente distrutte, ok? E l'ho fatta per tipo un mesetto scuola guida alla fine, con queste scarpe distrutte. Però nonostante facessero cagare, il punto è che ormai mi ero abituato a guidare con quelle. E quindi anche quando poi ho dovuto fare l'esame mi sono messo queste scarpe completamente bruttissime, tipo mezze bucate. Però mi ero abituato durante la scuola guida e non potevo rischiare di farmi bocciare perché non riuscivo ad avere il controllo sui pedali a causa delle nuove scarpe. Perché ovviamente quando poi le scarpe sono nuove uno si deve, cioè devi, si devono un po' tra virgolette usurare, no? Hanno un controllo diverso dei pedali per chi guida veramente. Sapete, no? Più o meno. Poi dipende, magari. A me fa questo effetto. Infradito, sei pazzo. Sto sole è veramente pericoloso. Sto sole è veramente pericoloso. Oh, 1 secondo e 3 gli ho dato. Certo ho fatto il mio tipo giro peggiore di tutti qua. Tocca un attimo far capire al mondo chi è il campione. Tenilo così, tenilo così. Giulia, grazie mille per l'host, benvenuti a tutti. Com'è andata questa mattina di confessioni ed aiutini? Questo solo lo devo veramente, lo devo veramente counterare ogni volta. Brutta, brutta, brutta. Ok. Madò, quanto tempo ho perso? Quanto mi sono fatto recuperare? Tipo troppo, beh.
La grassa? Io la metterei pure la grassa. Se mi concordate tutti su metti la grassa, io la metto. Il punto è che io non lo faccio ancora perché non ho ben capito il numeretto là accanto alla miscela che vuol dire. Metto. Vado. Messa. Così prendiamo un po' di distacco. È il carico di benzina. Vabbè, dopo ci ragioniamo. Dopo me lo spiegate un attimino quando finiamo la gara. Perché ho capito tipo che è una cosa relativa al fatto di quanta benzina rimane in rapporto a tipo quanti giri, non so, un qualcosina di questo tipo, ma carburante per altri 5 giri e quindi stiamo una bomba. Sta curva da cancellare dalla storia. Mantenila bene. Bellissima. Vai, scappa. Rischioso. Brum. Vai, tieni. Fantasmagorico, no, non volevo toccare il cordolo. Ok, settore verde. Oh, dai, sto capendo un po' di più come si utilizza tutto, ragazzi. Con calma. Va bene, ci posso stare. Brutta. Vai. Più che altro sto riuscendo anche meglio a, come dire, curvare velocemente da destra a sinistra. Due secondi di distacco buoni. Prima eravamo a un secondo. Abbiamo fatto tutti i settori verdi, però non viola. Però aspettate, come fanno a essere i settori verdi e non viola? Se... ah, infatti. Ma che stronzata è? Che essendo che era il mio giro quello viola, non me lo dà viola subito e me lo dà verde e poi dopo alla fine di tutti viola. Perché funziona così? 2 secondi e 6, bomba. Ci mancano 2 giri, dai, che ce la si fa. Ok, mo me lo dà viola. Brutta questa curva. Perso una miriade di tempo. Abbiamo perso tipo un secondo almeno. Pure di più. Pure più di un secondo. Ho sbagliato pure questa curva. Ho sbagliato il secondo settore alla grande. Ho sbagliato il terzo. Vabbè. Fucsia, non viola. Ormai l'ho capito perché è fucsia. Perché il tuo giro più veloce lo hai fatto prima con 2 secondi di meno. Però dico, allora, io quel che dico è, se il mio giro è quello più veloce, no? E adesso sto facendo un settore migliore che il mio giro migliore, che è pure il giro più veloce. Cioè, perché sto vedere che settore verde? Perché non me lo dà viola il settore? Cioè, se è migliore del mio giro più veloce, è necessariamente anche migliore del giro più veloce di tutti. Perché ce l'ho io. Ah, no, pure di... ah, io ho il giro più veloce, ma non ho tutti i settori più veloci. Ho capito. Ok, sì, mo l'ho capito. Prima che lo scriveste, ho capito. Vado qua a parlare, ho perso troppo tempo. È l'ultimo giro questo. Tenila, bravissimo. Ok. Ottimo. What the?
Perché il settore migliore l'ha fatto qualcun altro senza fare il giro. Ok. Ok. Ci siamo. Il titolo di campione è ormai assegnato. Ah, ho capito. Quel numero. Ma che fa Bottas? Vittoria amara oggi. Prestazione eccellente, ma non è bastato per aggiudicarsi il campionato. Nonostante tutto, è stato un finale di stagione. Ah, perché ha vinto il mondiale. Ah, beh, sì, vabbè, andasse a fanculo. Ha giocato quando ero ancora in versione Topolino io. Mo sta a vedere che giochiamo quando ora so fa un attimo due curve. Mo sta a vedere. Una domanda per te, Luca. Mo sta a vedere il pilota del giorno. E come funziona poi al secondo coso? Comunque ho capito il... Allora, il numero accanto alla miscela sta a segnalare il numero di giri che riesci a fare in comparazione a che miscela hai e ai giri totali della gara. Vale a dire che se la gara è di 10 giri e hai più 4 accanto al tipo di miscela, vuol dire che se tieni la miscela standard, o comunque quella selezionata in quel momento, riuscirai potenzialmente a fare 4 giri in più. Mentre invece se metti la grassa, sfrutti più gasolio e puoi dare più gas. Ovviamente diminuisce. Ok, no, ho capito. Chiarissimo, allora bomba. E se invece vado su di meno... Se va su meno qualcosa significa che con la benzina non ce la faccio, vero? E va. Non c'è niente meglio, eh? Stuck. Andri, grazie mille per i 10 bits. Ad esempio, nella MMA, almeno in UFC, ci sono i bonus in soldi per performance of the night. Match titolato o cose così. Ma anche nel calcio, no? Mi pare. Se vincono lo scudetto, no? Cosa credi, eh? I ragazzi hanno provato? Stuck. La scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Devo mettere la magra, certo. Ok. E lo sono solo per vederli felici. Easy. Ottimo, ed è tutto. Ok, l'obiettivo sarebbe avere un saldo positivo. L'obiettivo sarebbe avere un saldo positivo della benzina. Ho capito. Però molto bello, devo dire. Mi sta piacendo tantissimo, ragazzi. Man mano che lo sto capendo e mi state spiegando con calma, sto comprendendo tutto. Cioè, oggi considerate il quarto giorno che ci gioco, il secondo col volante, e già oggi è tutt'altra cosa. Già il fatto che mi avete aiutato prima con la calibrazione della frenata è tantissimo, Perché prima io spesso non riuscivo a frenare. Voi mi dicevate, ma cazzo, ma freni? Sì, ma no, perché non mi frenava. È tutt'altra cosa adesso. Allora, siamo a fine stagione. No, io a guidare in prima persona non ci riesco mai. Devo vedere la macchina. Oddio, rinnovo contratto. Az. Rinegozia il tuo contratto con la scuderia Ferrari o invia la tua candidatura a un altro team. Trattative con team attuale. Ogni scuderia richiede un certo livello di fama del pilota. Per quanto riguarda il tuo stipendio, ah, ok. Qualsiasi altra cifra che va oltre il tuo salario base andrà nel fondo abilità. Chiedendo una cifra troppo alta, ridurrai le probabilità di successo. Devi provare a chiedere la Mercedes. Non domandare cifre esorbitanti che vanno ben oltre il tuo livello di fama. Altrimenti la scuderia in questione si rifiuterà di continuare le trattative per tutta la durata della finestra di mercato. Che è guida R3? Ah, ok. Volete provare la mia... Io avrei fatto l'alto rischio. La Mercedes volete provare? Però ho capito, la Ferrarina. E che fai? La molli. La Ferrarina. Io proverei l'Alfa Romeo. Però cazzo, sta laggiù. Mercedes. Vi farei un sondaggino. Faccio scegliere a voi. Vi metto qualche opzione e scegliete voi il nostro futuro. Allora, vi metto Allora, vi ho messo quattro opzioni.
votate il sondaggio, ce l'avete sopra nella chat. Se non lo vedete, chiudete la stream e riaprite al volo. C'è Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren abbiamo messo. Perché la Red Bull è più forte della Ferrari? Non lo so, qui fanno vedere che ha avuto delle prestazioni migliori. Allora, siete splittati tra Ferrari e Red Bull. In verità sta vincendo Red Bull al 35, Ferrari al 32. Invece Mercedes 17, McLaren 14. Quindi direi che Mercedes e McLaren no. Avete state votando per Red Bull, 37% Red Bull. E vediamo un po'. Esaminazione proposta. Fantastico. Non vedono l'ora di trattare con noi. Ah, non vedono l'ora, eh. 4 milioni e 3. 4 milioni e 3, dammi. Rifiutato? E che devo aspettare? Che vuol dire che devo aspettare domani? Come funziona l'aspettare domani? Faccio avanzare il tempo. Ok, vuoi avanzare? Seleziona altre scuderie. Red Bull. Fantastico. Fantastico. È rischio medio. Ah, oh, io non mi smuovo. 4 e 2. Godo. Contratto firmato. 289 giorni. Scade lunedì 30 novembre. Di che anno non si sa. Ok. Cazzo, però mi dispiace la Ferrarina. Tutto il denaro extra sulle abilità. Ah. Abilità porterà benefici a te e alla tua scuderia. Queste abilità saranno perenni e saranno efficaci durante le trattative con le scuderie. Ah. Intrigante. La fama penso che sia possa essere importante. Se fossi rimasto in Ferrari avresti potuto migliorarla ancora un po'. Quello sì. Non posso annullare, vero? Troppo tardi. Acquista questo potenziamento. Le interviste. E sblocchiamo queste interviste così almeno ho le risposte, quelle che non posso mai prendere. E continuiamo. L'unica cosa che mi piace della Red Bull è il sound del motore. È diverso? È diverso? Sono curioso. Sono curioso, sono curioso. Ciao Lucky. Allora, bella la macchina, eh. Bella la macchina. Queste comunque sono già le cose. Ah no, però le migliorie rimangono, scusate. No? Le migliorie che ho fatto in passato. Ah no, non rimangono. Però è già bello potenziato, come mai? Cioè, come funziona questa cosa qui? Non l'ho capito. Vedete pure qua che devo fare queste migliorie. Devo fare questi. Rimangono nella macchina. Ah, ok. Vabbè. Buono. Avanziamo questo tempo. Così non vediamo più Binotto. Concludi stagione. E mo che succede? Bel lavoro in questa stagione. Grazie. Stai andando bene e siamo in un'ottima posizione contrattuale. Inoltre, grazie signorina. La mia commissione aumenta. Goditi la pausa. Che vuol dire? Che vuol dire la mia commissione aumenta? Ma lei chi è? Tipo la mia manager? Ogni team fa il suo sviluppo, quindi rimangono per tutte 10 le stagioni. Allora, avanza. Non te le porti appresso. Se dopo 3 anni vai in Mercedes, visto che vince sempre, avrà la macchina strapotenziata. Ok, devo studiarmi un attimo questa cosa qui. È la manager, ok. Allora. Ah, quindi si può fare anche quello. Noi abbiamo la scorsa volta abbiamo fatto quello da 10. Il compagno non l'ho potuto scegliere, ragazzi. Non me l'ha fatto mica scegliere.
Io metterei 22, però sapete qual è la cosa? È che in verità dalla prossima giornata di Formula 1 che facevamo avrei voluto giocare su PC. E quindi qualsiasi cosa facciamo oggi, a parte che il volante è caldo, oh mazza. Dalla prossima volta che facciamo quindi io rimarrei comunque sulle 10. Ciao Vicky! Grazie mille per il resub, bentornata nella flotta spaziale per il sesto mese, grazie mille. Tutto a posto, te? E noi lo posso fare anche completa, ragazzi, ma non ci facciamo niente perché poi la quittiamo. Se ci fosse il salvataggio da PS4 a PC, ok. Se no, no. Lagga, no. Non lagga, non è vero. Fake. E mettiamo 22, va, almeno proviamo qualche pista diversa. Ok. Ma il giro di formazione lo facciamo? Io lo farei il giro di formazione, che mi dite? Lagga tutto, ma non è vero. Io alzerei un po', metterei a 50 però. Caldo le gomme. Ed è buono o no? Sì, è buono. E allora, rimaniamo così. Come si fa ad andare? Seleziona, conferma cambiamenti. Ok. Ancora non abbiamo visto la macchina, quindi. Qui potenzialmente non possiamo fare qualcosa. Assolutamente no. Vai. Quando ce la fanno vedere la macchina, oh? Vai a presentazione auto. Brum, brum, brum. Brum brum brum. Hai dell'Aston Martin questa qua della Red Bull. Che coglioni. Cazzo, era più bella l'anno scorso però. Era viola quella dell'anno scorso. Come Aston Martin è sponsor. Il Red Aston Martin è sponsor. Ed è Red Bull che proprio fa e sviluppa l'ingegneria. Mai stata viola. Eh no, vedete che qua sembra viola. Questo dico, scusate. È uguale, sembra viola, dai. Sembra viola. Su, non scherziamo. Fucsia. Potenziamento personale, potenziamento telaio. Buono. Centro fitness di livello 3. Weekend di gara. I motori sono Honda. Ah, il motore è Honda. Mazza che mix di cose. Bene, ci si rivede. Penso che sarà una stagione incredibile. Anche se non abbiamo fatto un lavoro eccellente nel mantenere le nostre prestazioni col cambio di regole. Quest'anno dovremo recuperare terreno. Che cambio di regole? Siamo su di te. Tutta la squadra ti sostiene. Ciao Marzo. Ma sembra viola. Ma la luce sembra viola. Dai, è chiaramente viola. Non scherziamo. Ah, l'Australia. Io l'ho mai fatta, perché questo qua è quello da 22. E quindi non so se l'ho fatto o no. Anche se l'avessi fatto, tanto non mi ricordo un cazzo, quindi. Bomba, però son carico. L'ultima volta che è stata viola era 4 anni fa. Ah, ok. In Formula 1 ci sono 4 case motrici: Ferrari, Mercedes, Honda, Renault. Ah, ok. Pensavo di più. 4 su 20 team. Bella la gara col sole. Qualifiche un po' nuvolose. Io andrei a farmi intanto la prova lì. 10 team. Ah, 10 team, 20 piloti. Sì, scusate. 10 team, 20 piloti. Ma allora io vi dirò. Io non ho mai visto un'intera gara di Formula 1 e ieri invece sì. A me ieri è piaciuta un botto, quindi se voi mi dite che ieri era disgustosa, cazzo, ma quando è figo allora, cioè, a me ieri è piaciuta un botto. Quindi voglio dire,
Oddio, com'è strano tutto qua dentro. Gli schermi sono bianchi. Gli schermi sono bianchi. Riservato per qualifiche. Riservato per la gara. Alla fine di questa sessione dobbiamo restituire due treni di gomme, quelli più consumati, quindi ci conviene sfruttarli al massimo. Questo però vuol dire che non saranno disponibili per il resto del weekend, quindi non consumare. Bello il suono del motore! Bellissimo! Cazzo, veramente bello! Ok, adesso a guardarla sembra blu barra nera la macchina, però lì nella presentazione mi sembra viola quando ci sta la luce. Ok. Bruttissimo. Sì, sto tutto gettato wow per il motore. Veramente, veramente figo. Cioè, sembra molto più potente della Ferrari. Come suono, perlomeno il suono è più bello. Cioè, personalmente lo trovo più bello. Sembra più pieno. Meno scoppiettante, non so se siano gli aggettivi giusti. Oddio, mi sono distratto, ho letto la chat, fortuna che non mi sono schiantato. Beh, carina questa pista però. Ma l'ho fatto un giro, ancora no. Ah, perché era il giro veloce quello là. Finta di niente. Questa curva, ok, me la devo ricordare. Questa curva è nel finale, tipo. Quasi. Eh sì, qua c'è il traguardo. Tra un po' ho fatto pure il giro più veloce. Quasi, insomma, vabbè, non proprio. Brum 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 brum. Brum brum. Perché ad esempio adesso lo sentite il suono del volante rispetto a prima? Madonna! Ho lasciato l'acceleratore tipo 7 millenni prima qua. Questa curva è tipo duplicata. Già, non sbaglio, già l'ho fatto una curva così prima, all'inizio. Ok. Ma tipicamente, no, quindi le prove libere si fanno nello stesso giorno di gara, vero? Come anche le qualifiche. E si possono guardare? Ah no, le prove libere non si fanno lo stesso giorno. Scherzavo. E chi ha mai detto niente? Io scherzavo. Cioè, voi ragazzi siete folli, eh. Voi pensavate che la gara si facesse negli stessi giorni delle prove libere. Ma voi non ne sapete proprio niente, eh. Imperdonabile. No, no. Vanno il venerdì. Quindi il venerdì si fanno le prove libere. E le qualifiche. Ah, due il venerdì. Ma sabato con la qualifica e gara domenica. Ah, ok. Mi sono fermato perché stavo a leggere. Quindi venerdì due prove libere. Sabato prova libera. L'ultima prova libera e le qualifiche. Domenica la gara. Ok. Ecco perché quindi il meteo cambia così tanto. Che comunque sono tre giorni diversi.
Brum, brum. Vado, che ho fatto? L'ho intato tantissimo. Ho fatto una sterzata troppo repentina. Facciamo l'ultimo giro e andiamo a vedere le prove libere, quelle con il... quelle col nuvoloso, come dovrebbe essere anche la gara, forse. Comunque facciamo un'altra prova libera e poi andiamo a fare le qualifiche. E che poi aspettate qui, no? Dov'è che posso fare la roba quella del... Giovedì fanno interviste. Ah, ok. Dov'è che posso fare la roba quella dei... del... degli obiettivi della scuderia? Quelle cose lì che mi danno più punti. Bene, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Giom. Interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. Al box? Finisco questo giro e andiamo ai box. Così vedo anche dove sono i box, tra l'altro. Stanno a sinistra o a destra i box qua? Troppo. A destra stanno, vero, mi pare? Destra, destra, ok. Devo capire solo dove. Poi posso fare tipo così, no? Box in questo giro. Oh, che davanti? Ma non davanti, airbox. Grazie. Così mi dà la traiettoria, che sennò me lo perdo. E insomma, sta curva un po' da fixare. Guarda, ti lascio andare solo perché devo andare al box. Beh, il box con il computer nella seconda pagina, ok. Ma come? E che mi fanno loro adesso? No, fermo, io voglio andare... voglio andare proprio al... ah, non posso andare al garage così. Mi fanno il pizz... ah no, mi portano... bello! Dico, mi piace un botto come gioco comunque, è veramente fatto bene. Vedete questi cosi qua, il fono lì, quello là, quello di là che sta asciugando roba. Ieri praticamente la seconda Mercedes, Bottas lì, gli hanno asciugato l'asfalto sotto e hanno fatto una cosa tipo irregolare. Era quello che raccontavo prima. E cioè, ma mi è piaciuto un botto la gara di ieri, devo dire, io mi sono divertito tantissimo. Ah, è questo qui, fammi... l'ho salvata. Ah, non era la Mercedes, era Albon che è Red Bull, scusate, mi confondo sempre. Bottas è Mercedes, beh. Invece Albon è... ok, scusate, mi sbaglio sempre. Questo serve per riguardare... per guardare i video, tipo? Dove stanno? Questa è la classifica... ah, ti dice prendere il garage. Giro veloce, in pista. Questo è l'assetto auto. Vorremmo eseguire il programma di familiarizzazione prima delle qualifiche. Certo. Darebbe indicazioni preziose sulla nostra velocità e costanza. Vai. Ma li posso... cioè, li posso fare tutti? Ciao Cucù, buon pranzo. Non azzecco manco noi, vabbè, quello è ovvio, ragazzi. Ma come pronuncia, dite? Il tuo obiettivo è attraversare il maggior numero di porte in curva il più rapidamente e precisamente possibile. Ah, è vero. Madò, sta curva... ho capito, devo fare una cosa. Ho capito, alla prossima la faccio bene, sta curva. Ho capito qual è familiarizzazione del tracciato. È quello coi portali. Thank you.
Sti portali mi disorientano però. Perché per provare a prendere i portali sbaglio tutto. Per provare a prendere i portali ogni volta sbaglio tutto io. Non sto usando i replay perché tanto vabbè, siamo nelle prove libere. E poi magari è importante comunque, però... Vuoi provare a fare quell'ultima? Niente, mi disorienta sta cosa dei portali, vi giuro. Mi concentro sui portali e mi dimentico del resto della gara. Di tutto il... del tracciato, della traiettoria. Guardo sti cazzo di portali. Occupano troppa visuale. Devo un attimo abituarmici. Oddio, ora leggo. Twitch Maximus. No, non è Maximus. Aspetta, arrivo. Finisco queste prove libere e leggo. Grazie mille per il sabbetto, comunque. Ma il DRS, no? Se lo volessi utilizzare, che tasto devo premere? Ok, sto mezzo capendo questa curva. Non va bene così, però sto mezzo capendo. No, triangolo no. È messo automatico? Davvero? Ah, è vero, va in automatico. Ah, vabbè. È vero, è vero. Lo lasciamo così per ora. Per ora lo lasciamo così, che non voglio pensare a troppe cose. Non voglio pensare a troppe cose. Fuori campo. Vai, andiamo al box. È con triangolo, comunque a me fa il flashback, quindi semmai dovrei cambiare i tasti. Probabilmente la zona di frenata più importante è quella della penultima curva. Ah, queste che so, statistiche. È molto stretta, se ti prendi delle libertà finisci in sottosterzo, quindi occhio. Allora, tipo tutte che hanno fatto cagare queste statistiche. Oddio. In teoria è anche più realistico, se non sbaglio, anche IRL si attiva automaticamente. Ah. Pure su me è L2, esatto. Pure su me, mettendolo in manuale, è L2. Della sessione. Pure io ho pensato, cioè sono piuttosto convinto della stessa cosa. Facciamoci quella con lo... Facciamoci le prove libere con lo stesso meteo della gara. Nuova carriera? No, è sempre la... Cioè sì, è il nuovo campionato, perché è finito quello precedente. Però tanto è giusto così per farlo, perché poi ho detto, dalla prossima volta gioco su PC. Oggi ancora sono su Play, ma dalla prossima volta gioco su PC, e quindi almeno che non trovo il metodo per passare i dati da una cosa all'altra, spero tu sia pronto, bisogna farne una completamente nuova. Cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso. Allora, la gara è con col sole, ok, prova libera. Lo so Nico che ti danno i punti per sviluppare la macchina, però voglio guidare. Voglio divertire, non voglio pensare a tutta la roba della carriera. So che sicuramente ci sta un botto di roba da fare, però già è tanto che ho capito un pochettino come mezzo potenziare le cose. IR lo fanno dal box, pure secondo me, penso, non è che va in automatico, decidono quando attivarlo, sì. Pure io penso la stessa cosa. Su PC fare sempre la carriera solo pilota? Penso di sì. Non so, qual è la differenza? Sì, l'ho fatto, Paolo, l'account Codemaster, però qual è la differenza con l'altra carriera? Ah, scusate, avete ragione, mi sono dimenticato il sabbetto. Twitch Misux, grazie mille per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Grazie per avermelo ricordato, Andrea. Me l'ho dimenticato. Prima o poi si farà, Emma, prima o poi si farà. Nell'altra carriera creo io... una macchina? C'è la carriera scuderia che è una scuderia tua, ma è molto meglio quella pilota, a mio parere. Beh, però l'idea di crearmi la mia macchina non sarebbe male. Non sarebbe male. Sarebbe male. Ma casomai io volessi proporvi
una gara online da fare dopo, dopo questa qui su PS4, che ne pensate? Bellissima questa cosa. Esatto, ma vedo, questo è tutto il sole, quindi ci sarà anche il, ci sarà un riflesso di sole da qualche parte, sono sicuro. Ma com'è che andavano su PS4, sì. E poi alla fine la cosa buona di essermi fatto dare il gioco sia su PS4 che su PC è che... è che, come dire, posso, possiamo giocare su entrambe le piattaforme a seconda delle... se uno volesse fare delle gare insieme, posso farle sia con PC che con PlayStation. Si potrebbe fare un giorno torneo di Formula 1. Sarebbe una bomba il torneo di Formula 1, oh. Mi intriga il torneo di Formula 1. Bella questa curva, mi ha soddisfatto. Rientra in traiettoria. Brum 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 brum. Allora, devo sistemare l'ultima curva io. La penultima, mi sa, La penultima curva, mi sa. Questa. Vabbè, diciamo che così può anche andare, eh. Proprio una curvetta ultra stretta, quasi un testa coda vado a fare. Sì, è lo stesso volante che usa Marza. Brum, 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 brum. Brum. Vai. Devo frenare, devo frenare, non ho frenato. Devo frenare là. Mi piace un botto quando faccio queste curve che secondo me sono tipo ultra rischiose, però la traiettoria mi dice guarda falle, ed infatti funzionano una bomba. Mi sento veramente super soddisfatto. Mi sto rendendo conto che effettivamente la traiettoria potrebbe avere ragione a dirmi le cose, mentre prima la cagavo un po' di meno. Mi rendo conto che certe volte, se riesco a farlo bene, faccio delle curve 100x seguendo la traiettoria. Ecco, tipo qua, se avessi seguito la traiettoria non ci sarei riuscito. Quella è troppo larga per me. Brum 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 brum. Brutta l'erba, brutta l'erba, brutta l'erba. Ok, qui devo frenare da prima. Non riesco a riconoscere il momento. Vai, andiamo a fare subito le qualifiche, va. No, pussi. Anzi, no, famone... No, qualifiche. Qualifiche. Famone un altro. Nel manageriale sei il pilota. Se sei il pilota che è il manager. Sì, tipo la carriera allenatore di FIFA, no? Giocatore allenatore, là. Praticamente crea una scuderia, puoi scegliere a livello della tua macchina e sei l'undicesimo team. Puoi sviluppare le componenti, man mano che vai avanti ci sono più sponsor che facendo gli obiettivi richiesti, da loro prendi dei soldi. Con questi soldi puoi migliorare la macchina e riuscire così a portare l'ultima alla vittoria. Come cosa non è per niente male. Oddio, che rischio. Voglio riuscire a riconoscere. Ma la domanda, non c'è tipo una roba? Una roba? Tipo, visualizza su schermo, no? Timer. Specchietto retrovisore virtuale. Oddio, qual è questo? Vorrei fare. Sapete cosa vorrei? Vorrei sapere se esiste che mi dice cioè tipo, siamo alla curva 10 su 11. Si può fare? Oddio, quello specchietto lì potrebbe un po' disorientarmi. Beh, però non è male. Ti dirò, non è male. Un po' mezzo fastidioso, forse. Non c'è quella cosa lì, eh? Questo qua è lo specchietto dietro, capito?
piuttosto che girarsi a guardare dietro, hai questo. Però mi dà un po' fastidio. Cioè, penso che sia comodo quando lo guardi, dici, cioè, ci metti un attimo a guardarti dietro così, perché sennò dovrei fare, ecco, così, vabbè. Alla fine ti dirò, fare quella cosa forse potrebbe anche essere buono. Oh, però mi dà un po' fastidio. Penso di disabilitarlo. Anche Yoshi ho sentito che gli dava, non gli piaceva. Eccola, è questa. È lei la curva maledetta. Vabbè, vabbè. Facciamo che l'abbiamo capita. Famo finta di averla capita. Sto premendo un botto di volte il tasto share. Famo finta di averla capita. Posso mettere la mappa totale al posto del... Posso mettere la mappa totale visualizza su schermo. Ah, minimappa, mappa pista completa. Ah. Ok. Vediamo un po'. Infosessione. Costa il sushi, ma sì sì, mi sta piacendo Loria, voglio, lo continuiamo domani sera. Lo continuiamo domani sera, sì, stiamo usando il volante. Quello specchietto è una novità del 20, perché sul 19 non lo trovo. Non lo so. In online sono tutti cattivi e ti chiudono contro il muro. Persone malvagie. Persone malvagissime. Essere spietati. Tutù. È del 20 lo specchietto, ok. Quel cavetto che si vede in cam. Oddio. Scusate. Non l'avevo visto. Ok, mo non c'è più. Non me ne ero reso conto. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le sembra tuo nipote con la barba. Insomma, Pog. La mappa pista completa è utile perché così quando rientri al box in gara c'è scritto a che posizione ti troveresti in caso di sosta, così puoi vedere dove sono quelli che ti interessano. Ok. Ma del pilota, dai, che arriviamo a livello 10, su. Dico come gioco, ma la domanda mi assale. Perché quest'anno è esploso, dato che esiste da una vita ed è sempre molto simile? Non lo so. Dici che molti ci stanno giocando. Non so, io non ci ho mai giocato. E... io mi ricordo che Yoshi ci giocava già. Pure Marza l'anno scorso ci ha giocato. Forse anche l'anno prima, non me lo ricordo. Il Fazzone penso che sia il primo anno che ci gioca. Lui si era comprato il volante per Euro Truck Simulator, tipo. E io, boh... mi hanno dato il codice. Avevo il codice gratis per giocarci. Ho detto, oh, giochiamo. Ci ho giocato con col pad. Poi ho detto, cazzo, bello. Voglio il volante. E alla fine... eccoci qua. Forse perché i piloti sono arrivati su Twitch e hanno fatto avvicinare tantissima gente. Ma io non seguo nessuno. Non... cioè... la PlayStation o da PC? Li ho entrambi. Adesso sto giocando da PlayStation, però sia quello da PC che quello da PlayStation. Non lo so, Alessio. Ieri mi sono guardato... ieri mi sono guardato la gara, ho detto. Ieri mi sono guardato la gara e mi è piaciuto un botto. Veramente soddisfacente. Azz, Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020. Ok. E rosse. Vai. Brum 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 brum. Leclerc ha fatto 21.000 sub il primo giorno di streaming. E insomma, come se gli servissero.
non malvagissima. Non malvagissima, devo dire. Concentrazione. Brum, brum. Ho accelerato un po' in ritardo qua. Cioè sono andato un po' piano ad accelerare. Ho sbagliato perché con la mano ho toccato, con la mano per girare il volante ho toccato il microfono. Vede, vorrei mangiarmi proprio una bella piadina col prosciutto, l'olio e delle scagliette di parmigiano. So perché mi è venuta mo sta voglia. Ok. Comunque vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al canale ogni mese scrivendo in chat punto esclamativo Prime. Quanto ho fatto? Torno al garage. Ho fatto il miglior giro, no? Ho intato perché ho toccato alla fine il... Ho toccato alla fine là il muro. Ah, ok. Ah, 20k sub inteso come follower di Twitch. Ah, sono due cose diverse. 20k follower da 20k Twitch, onestamente. Siamo sesti. Si può migliorare. Si può migliorare. Ma che dire, devo cambiare ruote? Per i pop, punto esclamativo pop. Devo cambiare le gomme, secondo voi? Oppure no? Cambio. Let's go. Giro velocino. Appena dall'usura, non l'ho manco guardata. Abbiamo fatto solo un giro. Cioè, mezzo giro questo qua di starting e quello vero e proprio. Ok. Va bene, va bene, va bene. Mentre sta curva... ok, ok. La curva mi devo ricordare sempre, devo leggermente rallentare. No, no, refund. L'ho intata. Mi sono messo a guardare i tempi, là. Mi sono distratto, ho guardato in alto a destra a guardare i tempi. Ho frenato troppo presto. Come ho frenato troppo presto. Abbiamo 6 decimi su... Il settore più veloce, molto buono, molto buono. Il settore più veloce. Uxia! Vabbè, ci posso sta. Quasi un secondo di... Un secondo più veloce di prima. Bello, bello, mi è piaciuto. No, aspetta. Ho fatto una cosa bellissima, ma poi ho fatto una cosa bruttissima. Ho fatto una cosa super bella, ma super brutta. Per capire in che momento sbaglio. Qui sbaglio. Ok, vai indietro, come che si faceva? Vai.
ottimo, 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 ottimo. Va bene, tra un po' ci dovrebbe essere la curva della morte. La mia nemesi. Eccola. Dai, 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 dai. 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 Sì. Sì. No, che ho fatto? Troppi tasti su sto telecomando, su sto volante. Oddio. Allora, infosessione. Accelera sto tempo. Siamo primi. Che truffa però. Vorrei farmi recuperare qualcuno. Al DRS e l'ERS al momento è impostato in automatico. Quindi fa tutto da solo. La griglia di partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni. Perché c'è Bottas, Vettel e Sebastian Vettel. Le qualifiche Hamilton sono sta chiuse. Tanto Lewis è stavo a pensare un po' di nome, Lewis Zugwilton. Potrebbe essere Lewis Zugwilton. Le tue impressioni? Sarebbe male Zugwilton. Al momento chi nomineresti come tuo rivale numero uno? Oh, Bottas. Credi di poter tenere il passo delle qualifiche anche in gara? Non ho dubbi che la nostra strategia per la corsa ci fa finire sul podio. Deve essere un bel sollievo partire così in avanti, no? Ci dà una gara? Così, così. Gianco! Che stai a fa'? Ti stai ambientando? Come vanno, La macchina è una boccata d'aria fresca. Ti ringrazio. Oh, Pog che l'hai passato il provino! Basta che eviti l'attività. Oh, oddio, Antonio. Certo che l'abbiamo visto il trailer di Far Cry 6. Fama del pilota 10. Pog. Ok, ci siamo. No, mi trovo bene a 3.20 di rotazione per ora. L'ultima curva devi frenare come dice la traiettoria e poi lasciare andare un po' la macchina prima di accelerare. Esatto. Quello sto capendo. Quello là lo sto capendo. Che cos'è, Gianco? C'è scritto celebriamo le nostre diversità? Che cazzo? Jimmy Zuckerberg sarebbe? Chi è? Berg? Berg? Qual è Berg? Beh, penso potremmo definirla una buona qualificazione. Come è scritto l'email? È stata inviata? Avanza. 15 giri è questo, non 18. Ok. Ah, Rosberg campione ritirato. Ah, ok. Basta scrivere i messaggi tutti storti. Il primo messaggio significa disse Odel di conseguenza. Mi sta provando a dire celebriamo le nostre diversità, ma non ce la fa. Non riesce a trovarlo con Google Traduttore, perché ovviamente Google Traduttore poi lo traduce un po'. Ciao Kenzie. Siamo pronti. Brum brum brum. Inizio di stagione. Strategia di gara? Mi vuoi far fare questa? Cazzo. A 6 giri? Sì, mi piace. Avrei cambiato pure a 5, ma appoggio questa. Non dovrebbe piovere. Va bene. Non ho mai cambiato l'assetto, comunque. Ah, giro di formazione, è vero. Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare le marce, quindi grana le tutte appena puoi. E poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. Ma qui posso prendermi del distacco? No, perché tanto poi...
Quindi no, nessuno mi può superare, vero? Io posso andare... Posso andare lento quanto voglio, nessuno mi può superare, oppure mi superano. Non andare troppo veloce. Ah, ok. Ma perché? Consumo troppo le gomme, poi? Di base nessuno supera, ok. Lo sto odiando, però, Non lo voglio mai più fare, questo giro di riscaldamento. Serve per riscaldare le gomme, ok. Ah, le vado normale, senza fare troppe cose strane. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Ok, così. Dite non andare così. Giusto. Perché poi mi consuma le ruote anche. Zig zag per le gomme. Devo fargli zig zag. Ta 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 ta. Ah, questa cosa l'hanno fatta pure ieri. Mi sta facendo male la gamba, ci credete? Ad accelerare poco. Qua giri con calma. Ah, ha preso il controllo. Ok. Sì, poi sembra che vadano lenti, ma fanno 100 all'ora. Cioè, questo è lento, sembra lento, ma è a 100 all'ora. Che era quella sgasata, oh? Mi hanno creato della scuderia. Ghost of Tsushima lo continuiamo domani sera, ragazzi. Se andate, vi ricordo sempre, andate nella programmazione della streaming. Ormai da un po' di tempo, da un mese e passa, hanno messo su Twitch la programmazione sia da telefono, mobile e sia da PC. È la programmazione della streaming. Andate lì e ci sono scritte tutte le stream che sono programmate da qua fino ai prossimi 7 giorni. Ho già sbagliato gravissimo. Devo subito prendere un po' di distacco, però. Bene. L'erbetta quella là la prendo sempre, però non mi dà troppi problemi. Questo, salvatevi sta clip, mettetela in 0.25. Aspettate il momento in cui mi schianterò perché prendo quell'erbetta, Già ve lo sto a dire. Ok. Una partenza decisa, ben fatto. Se volete il comando, è il comando è orari, ragazzi. Però c'è proprio l'opzione... L'opzione programmazione, cioè come ci sta la streaming con i video, le cose varie, c'è l'opzione programmazione. Comunque, punto esclamativo orari, c'è il linketto, c'è spiegato come vederlo se non sapete vedere gli orari. Abbiamo un secondo di distacco, niente male. Calla. L'ho gufata in una maniera clamorosa. Che poi quando mi ha superato Bottas
ho detto, nel mio cervello ho detto, vabbè dai, su, lo lasciamo lì, almeno ci facciamo un po' di competizione, che sennò qui davanti non c'è mai nessuno. Però e poi si è tutta fatto il testa coda all'aghi. Ok. Va bene, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Perché altro mi sa veramente. Mo adesso abbiamo messo difficoltà 50. Mi sa che bisogna aumentarla ancora di più. Madonna. Me l'ho messo a guardare la chat. Comunque se ti distrai mezzo secondo, it's over. Al momento sì, c'è il cambio automatico. Perché sto ancora imparando a curvare col volante, a usare il volante pedali. Dopodiché metterò il cambio. Perché lui avevo iniziato subito col cambio, in verità. Però poi mi avete consigliato effettivamente, dato che ancora non riuscivo bene a controllare il volante, a fare le curve, eccetera, eccetera, per imparare meglio, mi avete consigliato momentaneamente levati il cambio e poi lo inserisci non appena sei in grado di fare tutte le curve, cioè di guidare, ok? Bene. E quindi così abbiamo fatto. Cazzo, c'ho mezzo secondo su Bottas. Mi sta recuperando. Sì, sì, c'è anche c'è anche il pedale della frizione, ovviamente. Ok, lo sto poco poco distaccando. Ottimo. Ho sbagliato, ho lasciato l'acceleratore. Non so per quale motivo. Però meglio, mi sembrava tipo che mi stessi per schiantare. Non lo so. Poi mi immagino, fortuna che Jonathan, fortuna che in questi giorni, cioè che da qualche settimana abbiamo cambiato microfono. Perché se no, ci fosse stato quello vecchio, voi sentivate probabilmente qualsiasi movimento io facevo sul volante. Almeno così c'è bello silenzio, bello pulito. E quando parlo si sente qualche parlo. Va bella, sì. Bella questa curva, mi ha soddisfatto questa curva. Mi racconta una bellissima storia questa curva. Vai. Brum 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 brum. Ogni volta quella curvetta è rischiosa. Non male. Dopo leggo, ma hai fatto una piccola, non lo so. Al prossimo giro dobbiamo, cioè questo giro, un altro giro e facciamo il cambio di gomme. Tre decimi a giro. Beh, buono. Buono, buono, buono. Che poi io ieri ho realizzato, no? Che magari sì, tu dici, oh, io so sempre, che ne so, sempre, in questo caso primo, e quello sta là secondo, dici hai vinto. E no, perché ok che magari adesso è così, ma se quello lì a ogni giro ti prende un tot di tempo, poi alla fine ti recupera, ed era una cosa che prima non ragionavo. Cioè a me la gara di ieri per me è stata molto istruttiva, giuro. Super istruttiva. Che stai a scrivere, Junk? Io no habla español. Puerco el peluche. Bella sta curva. Mi piace, mi piace. Sto giocando a 110 di difficoltà e purtroppo sei sempre ottavo slash decimo. Beh, magari abbassala un po', cioè. Nel senso, non è necessario giocarla a 110 per... Ciao, prof. Ma com'è andata ieri, prof? Ti è piaciuto tutta la streammetta? Io l'ho seguita poco, poco. J-Taz D, spam di J-Taz D, tu sei un folle. Mi hai provato, cioè mi hai superato. Tu non hai capito con chi hai a che fare, fra.
non hai capito. Brum, brum, brum. Ho sbagliatissimo. Mi ha distaccato. Sta curva l'ho intata clamorosamente. Lo devo recuperare dopo. L'ultima curva la devo far bene. Se non faccio bene l'ultima... Mi sta... Sto stronzo! Ha toccato! Hamilton! Guardate, tu non ci torni ai box, eh! Che sfonno. Sono in una gangbang tra le due Mercedes, quindi. Detto in parole povere. Guarda, guarda, guarda! Angurelli. A casa. Un po' godo. Devo andare a prendere Bottas lì davanti. Troppo distacco, troppo distacco. Che è sta curva orribile? Madò, madò, madò. A un certo punto ho cominciato a intarla completamente tutta. Ok. Non ti puoi far superare così, eh. Se ti sei fatto superare da botta, sta cosa non va bene. Però lo dovresti riuscire a prendere quando... lui andrà dopo di me al pit stop, sono sicuro. Quindi io dovrei riuscire a prenderlo poi. Quando lui si ferma... C'ha 2 secondi, c'ha 3 secondi. In verità mi sta pure distaccando. Ma che è successo? Windsor. Aulos, grazie mille per il resub. Bentornato nella flotta spaziale per il 16° mese. Grazie mille. Ne mancano 2 per l'anno e mezzo. E si vola verso l'infinito d'oltre. Un bacino, bacione, abbraccino. Ehi, vai, vai. Niente box, al prossimo, fra. Scherzavo, scherzavo, scherzavo. Questo è il karma. Oh, tutti fuori, tutti fuori. C'è pure la Ferrari che arriva. Godo, godo, la Ferrari al box dopo di me. E Vettel. Vai, vai, go, 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 go. No. No. Il team di Topolino che mi fa il cambio gomme. Perché loro sono stati più veloci? Pure Hamilton. Unsafe release ho fatto. Ma come? Dai, 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 che li devo prendere, dai, che li devo prendere. Al momento attuale vi direi che noi tre siamo i primi tre, essendo stati già al box. No, 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 fanculo. Ho perso troppo tempo in quella curva, non si sa perché. E vabbè, insomma. Ha bloccato la Renault che passava mentre dovevi uscire.
Ecco infatti perché. Ecco perché. Madonna. Alla fine non ha cambiato quasi un cazzo. Ma domanda, dato che io in questa carriera pilota, come dire, posso cambiare scuderia, no? Che sta a fa? Fatto tutto da solo. Stiamo facendo una marea di cosi. Dato che in questa carriera posso cambiare scuderia, ma anche gli altri piloti possono cambiare scuderia? Sì? Quindi posso trovare Hamilton in squadra con me alla Red Bull, tipo. Adò! Ho rischiato. Facciamo finta di niente, ragazzi. Voi non avete visto nulla. Anche sta curva ogni volta. Guarda quanto distacco ha preso! Guarda quanto distacco ha preso! Che c'ho 7 giri ancora. No, Leclerc a casa, Dai. Che era quel coso? Che so, pezzi di gomme. No, i danni l'ho levati. Ancora non sto a livello di voler avere i danni, ragazzi. Non mi interessa proprio avere i danni. Voglio divertire giocando, guidando, i danni ancora sono troppa roba per me. Certo che sono un po' una scimmia, Porca troia. Dai. Ok. Lentatissima, ho accelerato troppo tardi. Quel secondo e tre di Vettel, lo devo prendere. Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Era verde. Guarda se mi stavo per schiantare con Russell. Un'altra gialla, e che è successo? Un'altra verde. Guarda quanto è lontano. 2 secondi di distacco. Guarda quanto è lontano. Che cazzo è questo? Chi sei? Leclerc! Tu sei un folle. Va bene. Scendi. Coltello in mano. Ti stacco la testa. Fanculo, lo voglio far schiantare. Interessa, Dov'è? Cacci tua. Godo. Depa, grazie mille per i 10 bits. No, però così mi fa per forza fare lo schianto con lui, no? Prince of Persia lo ricordavi diverso. Ah. Che palle! Guarda che mo sta cosa di Leclerc a cagargli il cazzo me la inta tutta la gara, Tre secondi, Vettel, c'ha. Niente, abbiamo perso. La prima gara con la Red Bull, persa. Guarda che curva di merda che ho fatto. Perché l'erbetta?
Non ci pensare. A Leclerc che mi deve... Ok, via libera. Da 4 secondi, Vettel! Che cazzo ha fatto Vettel per avere 4 secondi? Ah no, quello è Hamilton che c'ha 4 secondi. Sbagliatissimo. Ho frenato 7 secoli prima, refund. Sì, sì, no, sono incazzatissimo, sono incazzatissimo. Ti giuro. Sono tipo diventato un serial killer alla guida. Dai. Stretto gameplay. 6 giri per recuperarli. La vedo veramente grigia la situazione. Se continui a tagliare le curve, penalità di tempo! No, che è penalità di tempo? Brum 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 brum. Dai che devi riprenderli, non schiantandoti contro il muro. Però sta curva, come cazzo fanno loro a farla così bene? Scusate, come fanno a non schiantarsi? Che fanno di giusto? Perché? Io la seguo la traiettoria di merda! Che cazzo ordi? Io per farla bene devo decelerare, ma loro non mi sembrano minimamente che decelerino. Dai, lo devo prendere. Non ce la farò mai. 2 secondi, 5, 6 giri. Ho superato questo. Madonna, quanto tempo ho perso? 7 millenni? La puoi fare bene pure a tavoletta quella curva. E io quello provo a fare. Io quello provo a fare. Ma non mi pare funzionare. Niente. Porca troia, puttana. Sto tiltando. Non riesco più a fare. Quando mi hanno superato mi hanno deconcentrato. Ok. Runic. 2 secondi e mezzo, niente. Mi sta distaccando. Prima non ce l'aveva quel mezzo secondo. E tilt. 2,7. Vabbè. L'importante è rimanere in polpo. Siamo quarti? Non volevo tagliare la cuba. Vabbè. Come facciamo a essere quarti? Scusate, chi è il... Chi è il primo? Ho sbagliato, scusate, ho guardato la chat. Bottas. Ma non è andato ai box, Bottas. Ehi, ancora non è andato? Od è andato? Bottas di culo. No, qua tocca chiamare Dimitri. Io la provo a fare tutta full, ragazzi, insieme a fa. Che vedevo di cos'è che sbaglio. Io giro bene,
come mi dice lui, ma va troppo dritta, non posso andare al massimo lì, là devo rallentare. Ma che cazzo ho fatto? No, no, ho tiltato. E secondi, c'ha. Vuol dire Hamilton un giro? Niente, vabbè. Che gara di merda. Tiltatissimo. Sottiltatissimo. Vi giuro, sottiltatissimo. Che palle perdere la prima gara. Prima manciava manco 2 secondi quando mi ha preso. Mo. Calato cazzo sta. Manco si vede Vettel. Ma una gomma che gli esplode non può succedere. Che sbaglio, eh. Devi allargare prima di entrare in curva e poi tagliarla quella lì. Ma io la taglio, io la faccio strettissima quella. Ma non lo fa. Io curvo al massimo proprio, eh. Ma non ce la faccio. La macchina non ce la fa. Bottas è primo. Bottas è primo, Bottas è primo, Bottas mo. È primo sulla barella. E qua. Dove sta Bottas? Fammi vedere la mano. Dove sta? Troppo lontano Bottas. Ma io quali sono? Scusate. Allora guarda, io questa qua la prendo bella larga e la chiudo. E non chiude. Cosa vuoi tu? Guarda questo, guarda questo, sto stronzo! No, no, io non ci sto dentro, eh. Mi supera pure Riccardo qua, Ricciardo. No, no, io non lo accetto. Del tempo. Niente, 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 è andato, è andato, è andato, è andato. Questo è come Vettel, ma ha superato uguale. Ma ha superato uguale a Vettel. E chi l'ha più visto Vettel? Lo sto odiando. Quanti giri ho? 4 giri compreso questo. Ma io sono un decespugliatore che è Gianchi. Massimo. L'unico modo è farla così, decelerando. Lo continuo a dire. 2 secondi e 4, c'ha. No. No, un altro che mi supera. Ma che cazzo c'avete? Che palle! Via! Niente. A 3 secondi e 3. Affanculo. Red Bull magari fallisce. Ma come cazzo è fattibile questa cosa? Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,8 secondi.
Troppo rallentato. Ho rallentato troppo. Sì, sì, è colpa della macchina. È colpa della macchina. Ma io non concepisco questa cosa. Taglia sta curva. Nessuno ti ha detto nulla. Tre giri per prenderlo. Non succederà tipo mai. Non succederà mai. Guarda, continua a prendere distacco. Che palle. GTA Edition io voglio. Con i missili. Voi avete anche ragione, sapete. Voi avete anche ragione. La grassa, in verità, non ci ho minimamente pensato. Ormai è troppo tardi, è andato 4 secondi e 20. Allora, la benzina ci penso tipo mai. È finita. Due giri non ce la posso fare. Penso, Non mi dica che mi ha dato. No, che bordì. Fake. Quella curva era fatta, non l'ho tagliata, fidati. Ok, Gabbo. Ok, Gabbo. Sì, 4 secondi e 7. Ma che ha fatto? Niente. Vabbè, rimaniamo qua. Quinti, quanti siamo? Io voglio capire Bottas come ha fatto ad essere primo. Bottas come ha fatto ad essere primo. Sei all'ultimo giro. Che non si sa. Da dove è comparso? A caso? Quando c'è andato ai box? Mai. Poi tutto. No, no, tutto. No, parliamo seriamente. Tutto è successo perché mi hanno superato ai box. Cioè, io sono arrivato prima di tutti. Sono arrivato prima di tutti e sono uscito per ultimo. Che cazzo di pit stop hanno fatto i miei? Mi hanno superato là, niente, è finita. Persa la gara poi. Se non ero primo. Ricordiamoci. Hanno usato i trucchi, sì, 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 ma questi hackerano il sistema. C'hanno i cheat. Esatto, quello è il pit, quelli sono i metisi del pit stop. Io voglio Luigi. Luigi e quello, non mi ricordo l'altro come si chiama, quelli di Cars, quelli ultra veloci. Vabbè. È che magari c'è un incidente sulla curva finale. Niente, ha vinto Bottas. E vabbè. No, Gianchi, mi son fatto una marea di giri da primo. Guarda te. Pilota del giorno, Ricciardo. Sto stronzo. No, no, no. Io non ci sto dentro. Si annulla tutto qua. Ma è l'1:20. Oh mio Dio. No, it's over, ragazzi. No, è troppo tardi. Oh mio Dio, ma che è successo? Ma com'è passato sto team? Com'è passato sto tempo, scusate? Quando è successa questa cosa? Me la sono veramente persa. È sempre una grande emozione. Me la sono veramente persa. Gara, la classifica...
che peccato. Un errore. Che peccatino. Ma com'è più 5 Emil? Bottas. Era pure il mio rivale. Pure il mio rivale ha fatto. No, no, io non. No. Bottas, ogni volta che lo vedo, questo gli devo sparare in testa quando lo becco. Faccio. Allungo la cosa. Vabbè. Ok. Capito. No. No, Pueblo. E io, ragazzi, per questa mattina vi devo salutare. Vi devo salutare perché devo pranzare al volo. Andare a fare una missione, ad eseguire una missione segreta, e dopodiché andare a prendere il maestro Marzano che arriva alla stazione Termini, e poi lì andiamo a guidare veramente la Formula 1 e gli faccio vedere come si guida. Punto esclamativo pop per i pop. Vi osto patacchini, ragazzi, e patacchini è in streaming da 47 ore, sveglio, senza dormire, senza niente. Gli mancano 2 ore e 40 per finire la maratona, 50 ore. Ancora in stream. Quindi partecipate al raid, ragazzi. Spammategli emote con il cuore. Spammategli. È vivo, è ancora vivo, esatto. Spammategli tutte le emote con il cuore che avete. Ci vediamo in teoria, se tutto va bene. Stasera ho detto, stasera niente stream. Ci vediamo, se tutto va bene, domani in stream, sia la mattina che la sera. Formula 1, mi sa, lo facciamo o mercoledì o giovedì. Domani no, perché domani sarò a casa di Zano, quindi niente. Ghost of Tsushima domani sera. Detto ciò, ci vediamo domani, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!